fiato sulle... Qui dentro io non sento più niente, però potrebbe anche essere che si senta bene. Beh, perché tu lì dentro non senti più niente? Perché io qui dentro non sento più niente. Smanacciando è metallo, sì, è metallo. Smanacciando, sì, è metallo come sempre. Vedi che però ha smanacciato al contrario, adesso si sente? Quindi gli hai dato il consiglio giusto. Gli ho dato il consiglio giusto completamente a caso. Ripartiamo da zero completamente? Quello che stanno ascoltando è Fumble. Fumble! Fumble! Fumble. Coloro che sono stati così fortunati da seguirci in diretta... sanno... hanno sentito una... performance. Performance là. Di Claudio che è il festeggiato. Grazie! Adesso non fatemi... che nessuno pure. Ascolterà mai più. Non credo che sia malvagia come cosa. No, ma sì? Infatti. Ah sì? Mi sfidi? Fumble è il podcast, quello che è bello, che tiri i dadi, a volte fai così... e succede che poi dici il mio personaggio fa questo e quell'altro, poi succede che a volte fai uno, a volte fai 20 ed è strano, soldi... perché stai giocando a Star Wars e quindi stai probabilmente barando perché i soldi... ci sono i numeri, sì, i soldi, no, facciamo dire a Claudio adesso i soldi anche perché magari sono comprensibili, non che io ho capito tutto, sì, era comprensibile probabilmente, non mi ricordo cosa ho detto, però funzionava molto bene. Sì? Fumble è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY.it. QWERTY.it è il sito di questa trasmissione e di tutto il resto del podcast, del network. Ma hanno cambiato qualcosa in Matrix, per quello che è possibile. Miau! Un gatto che adesso passeggia sul tavolo. Là mi preoccuperei, però. Soprattutto perché Claudio è allergico, quindi. No, particolarmente. QWERTY.it/associati per darci i vostri soldi. E QWERTY.it/survey per partecipare al survey, che è ancora più importante dei soldi in questo momento, perché se compilate il survey... Stai parlando come quello anche tu. Perché se compilate il soldi. Survey, noi sappiamo come fare i podcast che vi piacciono e inoltre, anche se non lo sapete, ci arrivano lo stesso dei soldi. Non è vero, però... No, non ancora, però in potenza ci possono arrivare. Siamo sponsorizzati da... in potenza che mi agito. Siamo sponsorizzati da sondaggio. Esatto. Ogni risposta... è 005 centesimo di yen, non molti. Cosa stai facendo? Sto salutando la telecamera perché poi quelli nel video dall'altra parte non ci vedranno perché va dall'altra telecamera. Sì, Roberto. Questi non sono i... Non è esattamente. Questa non è la telecamera che state cercando, perché sarà quella poi che andrà sul video di YouTube, giusto? Sì, ma adesso c'è l'altra. Adesso c'è l'altra. E comunque sì, Pietro, c'è anche l'altra puntata su Spreaker per il momento. Ma ci cureremo di eliminarla probabilmente. La faremo sparire, ovviamente. Però salvatela! Facciamo un remix! La diamo agli iscritti e ai patriottici. È un altro gruppi rosa di Fumble. Esatto. L'ennesimo, perché in realtà uno dei tanti. Ce n'è più di uno. E il problema della diretta, il bello della diretta, è che ci succedono diretta. Queste cose, quindi in diretta succedono le brutte cose. E poi un succede po' come a Munchkin. E dato che però noi stiamo giocando a Dragon Age questa sera e non a Munchkin, eravamo rimasti con delle altre brutte cose. Ah sì, mi ricordo. Tipo un drago che ha sfondato il tetto di Skyhold, un ogre bloccato nel campo di forza di Locklear. E Kato che ci si lancia di testa e ci rimane un po' male. E si sfracella di faccia sul... Sì. Sull'ogre però. Sì, era su una puntata precedente, peraltro è molto facile. Locklear e Kato che sono fatti amare da tutti, che però stranamente li odiano. Ma no! Richard ha cercato di essere una persona bene, però nessuno si è cacato di pezza. Tranne dei PNG del gioco, che sono molto più forti di noi e ci oscurano rendendoci poco utili. A questo punto cosa succede? Che Kato ha bevuto contro il toro di ferro, è caduto per terra, Richard ha cercato di farlo stuprare, ma non ci è riuscito fortunatamente, probabilmente perché Claudio non aveva voglia di interpretare la scena. Grazie. Anche cosa è successo? Che anche perché era una scena che sarebbe riuscita perfettamente. Abbiamo un concetto di perfettamente un po' diverso, però ho detto che sarebbe stata bella da raccontare. Ti ricordi quando mi dice questo piano verrà perfettamente? Esatto. Io l'unica cosa che so è che ho salvato tutti come al solito. E quello che è successo è esatto che se è arrivato un drago grosso grosso, morto morto, noi l'abbiamo reso più morto. E dopo di QWERTY si è spawnata un altro po' di roba, tra cui un ogre. Rimane l'ogre, il drago c'è è andato. Po' di roba. C'è solo l'ogre. C'è l'ogre. Sì, scusa, è già un bel po' di roba l'ogre, fin da solo. Un idolo di Lirium rosso che si è alzato dal tetto sfondato dal drago. Come lo ricordavo? Non me lo ricordavo neanche io, cavolo. Neanche io. Ma difatti se l'ha inventato Claudio ora. No. C'ha avuto 2-3 settimane per pensarci. No, vi assicuro che c'era, è lì. Mi lancio memory e mi ricordo il lido. E ritiriamo l'iniziativa. Come non me ne era, quello non è mai successo. Allora, l'iniziativa... No, è 1d6, cosa sto facendo? Dove l'hai letto come non me ne era?
No, è no, già salvata, la useremo per ricattarmi. Okay. In realtà non ci possono ricattare su Numenera perché nessuno di noi si ricorda che cosa è successo. E tra l'altro in un'aula di tribunale, cioè siamo salvi. A proposito di Numenera, grazie a Giorgio che ci ha mandato le schede di Numenera, che è un miglioramento eccezionale. Che trovate su fumblegdr.it. Ora se ci mandi anche le regole no, le regole tre sessioni abbiamo. Se ci mandi degli antibiotici scaduti e degli stimolanti per evitare di avere scusa, come i migliori attori che cambiano fisico per la parte, noi per giocare a Numenera dobbiamo prenderci gli antibiotici scaduti. Giusto. Guarda che ci dovrei averne ancora un paio da parte, o le pasticche di guaranà da masticare. Ne ho ancora due. Buone, quelle sono molto buone. Sì, i due fessi, o i tre. Due. Io ho evitato bellamente. No, io l'ho fatto per sbaglio e poi tu mi hai seguito a ruota, masticando le guaranà. È come masticare la tachipirina. Ah, no, aspetta. No, peggio. Tu le hai masticate per sbaglio io dopo le ho masticate volontariamente. Iniziativa sono tutti i dadi, giusto? È un tiro di destrezza. Allora, sempre rapido lo clear. 8 16 con 3 dadi da 6. Ma no, ci devi aggiungere l'ha già fatto. La destrezza. Ah no, c'ho initiative. Sì, infatti. C'è il focus. Hai il focus. Ho fatto 10. Io ho fatto 13. 16 dall'altra parte. Quant'è? 1. Beh, l'ogre non è più veloce di voi. Non è vero, era un 6. No. L'ogre è ultimo alla fine. Ulala, sei più veloce dell'ogre. Che si stava per liberare, però. Katog! Io ero a mezz'ora. Manca ancora tipo un round. Allora, io sono atterrato facendomi del dolore fisico. Cercando di colpire l'ogre, ma non riuscendoci, se non mi ricordo male. Ok, questa cosa mi fa incazzare bruttissimo e comincio a sbavare più di quanto non sbavassi prima. Questo significa che vado in ira. E cominciò a gridare: Locklear, quando è che togli questa cosa? Io ormai sono qua. Tempo al tempo. Già vi ho salvato la vita dall'ogre. Ci vorrà ancora un poco, una decina di secondi. Allora io faccio una ready e gli vado esattamente alle spalle. No, alle spalle. Beh, in modo da essere sicuro che lo colpisco bene bene. Ok. Ho giocato troppo Dark Souls in questo periodo. Richard. Quindi hai giocato a Bacchini, sei morto. Tantissimo. Ti avvicini all'ogre e sei morto. In questo momento sono praticamente. Beh, sono ancora all'interno della taverna, alla finestra, con l'arco in pugno. Eri sceso. Ero sceso? Ok. Allora mi avvicino. Eri nascosto comunque, sì. Tu eri ancora nascosto, mi ricordo, sì. Continuo a dire sì, a caso. Grazie. Prego. Ed è nascosto, mi avvicino e guardo attorno. C'è qualcuno? Qualcuno? No, non ti pare. È vicino. Se c'è un toro di ferro. No, toro di ferro era ancora su. Qualcun altro a terra di quelli che conosco mi avvicino un attimo. Fai una prova di percezione. È stanta anche. Oddio mio, non so più fare i conti. Sono 12 quelli. Sono 12. 4 e 4 fa 14. No, se è di più. Cosa? 4-4-5, 13-15. Ok. Più uno stanza da 4. Potrei considerarlo come esplorazione. Mi prendo lo stanza di Makes Me. That makes me wonder. Che cosa? Non lo so. Ah, però. Non mi ricordo più cosa faccia. Comunque. Sì, lo so io. Senti che dal tetto della locanda stanno partendo delle frecce. Guardi verso l'alto e c'è sera. Frecce Patriot, peraltro. C'è sera che sta bersagliando dei prole oscura che si stavano arrampicando dalle mura. Ah, che ci eravamo persi completamente? Sai, okay. Eravate presi da un drago e un ogre. Ok, la raggiungo. Vedi che saranno una trentina di prole oscura che si stanno cercando di arrampicare sulle mura. Cacca sotto! Locklear! Io non vedo niente, vedo solo l'ogre. Da lì vedi l'ogre, vedi che il drago è stato distrutto alla fine e vedi che c'è questo. Ok, questa allora. Statua di Lirium Rosso che si sta alzando. Figuri di 3? Grazie.
E l'altro l'avevo fatto su, non mi ricordo se Toro di Ferro o la campionessa. Toro di Ferro sull'Inquisitrice. L'Inquisitrice. Ma c'ho ancora tre round. Cosa, le armature cinetiche? No, le armature cinetiche dura un minuto e passa. Ah, si sì, scusa, la cura lock 2. E io mi preparo l'azione per quando si libera l'ogre. Ok. Che in realtà non c'è bisogno, perché no, si libera alla fine del mio o alla fine del suo? Alla fine del tuo. Alla fine del mio, quindi preparo l'azione per quando si libera. Si libera. Concentro il potere della mia energia del sangue e dico, finalmente posso controllarla. Mi piace questa sensazione, dammi il tuo! Allungo le mani verso l'ogre e gli faccio uscire, provo, vediamo prima. Questa cosa del vedo se mi riesce, gli faccio uscire. Provo, sì, perché mi dimentico sempre. CD è 19. Dammi il 2 era un po' meno. 11 più 9, 20. Di 1, Aspetta, spell power cos'è? È magic più... Lo spell power? Sì. Il tuo spell power è... Non mi ricordo più. Le proficiency, mi sa, però mi sa solo magic più proficiency. 10 più magic, più eventuali proficiency nel... Ah, 10? Lo spell power, sì. Ah. Vabbè. Il coefficiente di facilità, il coefficiente di facilità di Asmancica. Poi se tu mi stai dicendo spell power per dire un'altra cosa, no, per castare una magia è tiro più spell power più in caso eventuali focus. No, allora non tiro più magia, tiro più magia più eventuali focus. Vabbè, ci sono riuscito. È la CD dei tuoi incantesimi, stante da 5. Okay. Ah, sì, è vero. E inoltre essendo uno stante 5, perché io sto cercando di fargli uscire il sangue dalle orecchie, dalla bocca, dal naso e tutti gli orifizi in un'esplosione, un fiotto di sangue. Non sono così sicuro di voler... Mi costa di meno fare imposing spell, perché è una cosa molto agghiacciante e fa bruttissimo. Ok. Che non so cosa faccia imposing spell. C'è però un tiro di costituzione. Costituzione contro... Spell power. Però prima c'ho gli stunt. Quindi, imposing spell costa 2. Dove sono le spell? Spell stunt. Imposing spell è molto più drammatico. Fino alla fine del prossimo turno, chiunque prova a attaccarti deve fare un tiro di salvezza. Sì, uso questo da 2. E da 3. Ah. Arcane Disadvantage e Mana Switch. Quindi mi costa uno in meno. Ok. 14. Quindi, tiro di costituzione. Questa tua. Lui ha un meno 1 al tiro che sta per fare. Sì. E io mi recupero. Dove ho messo la scheda? Qua, questo sono. Lui fa 19. Tu c'hai in costituzione? 8. Io ho di più perché tiro più 9. Sì, dai, però lui ha fatto 19. Quindi il tuo spell power è. Ah, non è contrapposto. No. No, che brutto. È come se avessi fatto 10 allora. Come se fatto di D&D. È 10 più 7 più 2. Quindi ce la fa. 19. Già col meno 1? Sì. Non gli posso dare meno 2 con l'advanced? Anche se è riuscito, gli fai 2 dadi da 6 invece che 4 dadi da 6 più magic ed è demoralizzato. Oh, povero. Perché sono venuto qui? Sono 10 danni. Entrasse in un fiotto di sangue e in più chiunque mi vuole attaccare deve fare un tiro di salvezza che mi ha visto. Ah, cioè, sono una cosa un po' truce. Fai talmente paura che gli altri si tengono a distanza da te. Come il tiranno dell'alveare. Io ero in blood form, mi sa. Già. L'avevo attivata, no? Che idea? L'ha attivato la magia del sangue. Quindi, come minor action. Ciao. Katog, dammi un po' della tua energia. Pigliala. E gli succhio il sangue. Ma non stiamo giocando a vampiri. Sei una zanzara gigante. Del sangue ti esce dalle ferite, arriva nella mia mano, si concentra e diventa magia. Bellissimo. È come le zanzare quando comincia a parlare. 4, quindi costa 10, 15, 4, 6. E quanti, che quanto mi faccio? 4. Perfetto. Perché poi ti curi. Sì, ma figurati a me. L'ogre, come minor action, si cura. E vedete che le sue ferite proprio si chiudono senza che lui debba fare il minimo sforzo. Solleva quella mazza
chiodata. Mazza che mazza. Ah, e con l'altro uno faccio Arcane Armor. Ok. Solleva quella mazza chiodata che ha portato con sé dal portale e la scaglia contro Katog. Nonostante fosse alle sue spalle, giustamente. Sì, vabbè, sì, la scaglia, nel senso che fa, la tira in su, le scivola di mano. Ok. Allora, lui prende la 7 più 9, 16. Allora, defense 14, quindi ti prende, faccio anche 5 punti stunt. Ricordati che gli attacchi extra sono 2 punti in più per me. Sì, ma questo non è un attacco extra. Con 2 punti stunt fa la mazza schiaccia talmente potentemente per terra, okay, che venite sbattuti a terra, voi due che siete vicini. No, lui è lontano. No. Ah no, tu eri lontano, tu che sei vicino. Ok. E è particolarmente letale. Una cosa però. Sì. Fammi questo danno, ma io avevo fatto la ready action da quando si muoveva, quindi lo attacco anch'io contestualmente prima della mia iniziativa. Ok. Mi sembra giusto. Peccato che non ha attaccato me. C'avevo 15 di armor. Minchia. Beh, ha fatto 16. No. Avevo 15 di armor. Di difesa. Ah, di armor. Ah. Minchia. Ho capito adesso. Sì, infatti. Ho speso 15 mana. La madonna, quante cazzo di roba hai tirato? 5 dadi da 6, sono 11, 15, 16 più 9, 25 danni. 21, 21 più 16, 37. Porca puttana. Quando c'è roba potente. E io non la sento. Sì. Quando era chiuso all'interno del campo di forza, vi sembrava che si fosse indebolito, morto il drago. In realtà probabilmente si era indebolito perché era separato magicamente da qualche cosa che stava succedendo dalla barriera. Ah. Adesso che non c'è più questa barriera, vedete che si è rigonfiato. Ma non c'è il drago? Mi guardo intorno. Allora, intanto io... Non era il drago. Gli faccio il mio. Quello che gli ho fatto appena prima che mi colpisse. Cosa sì, che giustifica anche come mai ha attaccato subito me. Fallo a pezzi! Allora. Pezzi grossi! Tengo, dai. 3-3-3. Stunt, se no, ti è uscito. Esatto, ho fatto. È tris. 9 più 11. Fa 20. 20, scusate. 20, l'ho preso con 20? Sì. Ok. Ha uno stand a 3. Ho uno stand a 3. Uno Pierce Armor. Uno Mighty Blow. Ricordati che ti costa di meno uno. Perché c'è l'arbitro cinese. Appunto, uno Pierce Armor. Uno Mighty Blow. E uno, gli altri stanno da uno, vediamo, Dun 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 dun. Posso accettare un pochino? No. È una cosa piccolissima. Cosa? Che le armi telecinetiche, teoricamente le ho lanciate il livello scorso. Mm. Però adesso che il mio potere è più grande aumenta un po' la tensione, perché mi è aumentata la magia. Diventano ancora un pochino più affilate le armi. E uno knock prone. Ok. Lui mi ha colpito, ma ha fatto anche la sua azione di movimento. E cadete a terra tutti e due, quindi. Esatto. Attenzione. Allora, 1, 2, 3, 4, con Pierce Armor. Lo ritiro? Secondo voi? Quanto hai fatto? 12? Fatto 13. 13 con... Ah, no, tienilo. Sì, con 4 di, con 4 di 6? 13? Nella media, più o meno. Va bene. Se vuoi ritiralo. Ma vaffanculo, ritiro. 13, tanto sarà di cazzo meno. Cazzo, ma chi da? Uno in più, credo. Sì, 9, 10, 11, 12, 14, più 19. 14 più 19? Sì. Che cazzo te ne frega di ritirare quelli lì, che i danni che fai sono gli altri? Hai segnato più 7 miei? Sì, sì. No, più 7, non è più 5 i tuoi. Più 7. Come più 7? Era già più 6 l'altra volta, adesso è più 7. Oh, allora non è più 19, è più 21. Vabbè. Chatog, tocca a te. Sei per terra, anche lui è caduto per terra. Ok. Vi siete dati due mazzate talmente forti da buttarvi entrambi a terra. Prendo, mi alzo. Allora, in realtà non mi alzo neanche eretto in piedi, sono con le gambe leggermente piegate, la mano sinistra appoggiata per terra e con la destra sto calando l'ascia dall'alto in basso. Ok. La bava alla bocca e gli occhi iniettati di sangue. Mi do un più uno a colpire, questo è il movimento. Ho fatto 6, 5, 11, 12, 13, 13 più 11...
20 e passa, quindi dovrei averlo preso. Non ho fatto stunt. Ripeto, a 11. Ah, ok, perfetto. Tu hai più 11 di base, quindi... Non può fallire, perché almeno fa 3-1. Esatto. 6, 7, 8, 9, 10... Sì, questo lo tengo. 10 e 21, 31. Che bello. Non lo sposto, lo tengo lì. Richard. Io salgo dalla taverna. Continui a essere inutile o fai qualcosa? Salgo dalla taverna e vado dal lucernario cercando di spuntare dove c'è sera. Ok. E attivo Shadow. No, non attivo Shadow. The Shadow. The Shadow. The Shadow. Shadow. No, non attivo Shadow perché Claudio ha detto a te la specializzazione non si attiva perché devi imparare da sera. Ma considero che abbiate cazzeggiato abbastanza, anche l'altra volta hai usato Shadow. No? Sì. No? Sì. The Shadow. The Shadow. Quando? L'altra volta. The Shadow. Ma era nascosto, quindi non posso averlo attivato. The Shadow non è un'abilità, per cui ti nascondi. No, Shadow mi dà più una destrezza in due specializzazioni e meno uno in danni subiti. Figurati che ero convinto che tu l'avessi già attivata. No. The Shadow. Vabbè. Basta. Ma sì, ma dai. Io la mia specializzazione l'ho attivata incazzandomi, probabilmente, quindi... Sì. Io la mia specializzazione sapevo già perfettamente la teoria, ma non sapevo farla, perché avevo già la specializzazione io. È che focus. Hai visto abbastanza sangue nella tua vita adesso per riuscire a capire come gira. Quindi, cosa diavolo fai? Beh, attivo questa e esco dal lucernario del tetto. Locklear. Ah, di già? Avevate aspettato tutti che Logre facesse qualcosa, abbiamo fatto giusto. Tutti insieme. Quindi, rosso, Claudio, l'altro, Claudio è Claudio, ottimo. Lui chi? 5 punti ferita all'inquisitrice, 4 tu. Li prendi o li dai? No, me li dà. Li curo. E poi li rubo. Un altro dado da 6 a Katog. Ok, perfetto. 6. Quindi sono 39. 6, ma è grande, grossa. Con i 6 che ti ho rubato, ne spendo 3. Te lancia gli IAL. Quindi lo spendo 2 di mana. No, perché è creation. Scusa, sarebbe 3. Quindi guadagno 3 mana. Sto male, ma sto bene, ma sto male. Esatto. Però sto bene. No, non lo guadagno il mana perché devo usarlo. Però non spendo mana. Passato. Ti curo di... È un parolo scuro sto coso? Sì. Ti curo di 11. Allora confermo i miei danni. Benissimo. T'ho rubato 6, ti ho curato di 11. Perfetto. Non solo è un parolo oscura, è un parolo oscura nato da una Kunari. Posso provare a guardare se riesco a capire solo così a vista, senza concentrazione eccetera. Vai, prova di percezione. Se c'è qualcosa che lo potenzia. 10, 12. Guardando in alto, vedi che dove c'è l'Inquisitrice e Toro di Ferro stanno combattendo contro qualche cosa e quel qualche cosa ti sembra di averlo già intravisto in passato, non troppo tempo fa. Oh, in una torre tra questo mondo e... Il figlio della mignotta? Katog! C'è lo stronzo! E indico in alto. Però tu non sei colosso, quindi non puoi lanciarlo. Merda! Io mi volto e mi si accendono proprio gli occhi. Te li ricordi gli schiaffi, eh? Sto vedendo da te. E io dopo che ho curato lui ho fatto tutto quello del tizio, mi sfrego le mani, scosparse di sangue, pronto per quando ritocca a me, guardando verso il tizio in alto. Logre si rialza. Anche lui non ha preso particolarmente bene. No. E... cerca di sfondare il cranio con la mazza come prima. Dodge! No, qua sono. È un gioco, è un altro gioco. Oh, 5-5! Mi ha preso. Ti ha preso. Mi ha presissimo. 5 stunt. 5 stunt e fa come prima. Ti ributta a terra. Bastardo. E usa gli altri 3 per fare 2 dadi da 6 in più di danno. Come? Come fa? Che è un suo stunt particolare. Si chiama Teromper Cubo. Teromper Cubo. Quindi sono 9 e 5, 14 e 10,
24. 24 meno 6, 18. 18 più 28, comincio a farmi malino, E sei di nuovo a terra. Vedi che faccio bene a stare nella locanda? Beh, meglio a me che a voi. Sì. Intanto vedete che da sopra, al tetto di Skyhold, iniziano a partire svariati incantesimi. Ah. Alcuni sono lanciati da quel prole oscura parlante che avete già incontrato, altri vengono lanciati dall'inquisitrice e dai suoi compagni. Pare che l'inquisitrice, Toro di Ferro e quel mago del Tevinter che avete visto stiano tenendo a malapena testa al prole oscura. E la Madonna! Cazzo, quando l'ho picchiato io era una pippa. Ma non era veramente lì. E tocca a Katog. Come sembra messo Logre? Più che bene. Non più che bene, ma non male. Adesso sarà male. Lievemente ferito, Baldur's Gate. Esatto, come in Baldur's Gate. Allora, mi alzo con metà del mio movimento. Non è D&D? No, invece sì. Alzarsi vuol dire poter fare metà del movimento. Non è una minor? È una minor, mi sa. Io mi ricordo che... Aspetta, no. D&D qui, ho bisogno del mio bigino. Sì, devi usare la minor per rialzarti. Vabbè, quando ti muovi. Mi alzo con la minor. Senti, mi alzo con la minor e lo attacco. Infatti anche lui si è dovuto rialzare e non si è potuto guarire. Molto bene, buono sapersi. Allora, lo colpisco. Per quanto il tiro faccia schifo. Non ho fatto, madonna, non ho fatto stunt, che palle. 6 e 2, 2, 10, 10 su 18 mi va bene. 10, 31, perché faccio 21 in più. E lo spingo di 2 metri indietro, con la mia capacità automagica. Lo voglio spingere. Lui è di spalle verso di me. Lo voglio spingere verso. No, non è più di spalle. No, scusa, è di spalle Locklear, voltato verso di me. Ok. E lo voglio spingere verso la direzione di Locklear, che comunque è su, è fuori pericolo. Cioè... No, verso di me. Sì, sì, quello stavo dicendo. Lo spingo verso Locklear. Lui ti tirando le spalle e si è avvicinato un po' a te. Ok, Richard. Io dovrei spuntare dalle parti di sera. Infatti. È notte. Infatti faccio notte e sera. Salvatemi. Oh, perché hanno sloggato in 3 da Springer? Ma hanno proprio cancellato l'account. Esatto, cosa ci sono sloggati. Ci siamo bannati da internet. Tutto bene? Intanto guardo... Potrebbe andare meglio, insomma. Però è divertente. Vedi che continua a tirare fuori frecce a 4 faretre di fianco. Che si è portata dietro per sicurezza. Se accanto a lei comincio anch'io. Wapà, wapà. Intanto sentite un'esplosione provenire da sopra il tetto di Skyhold. Una palla di fuoco. A chi sta? A Richard, che inizia a sparare ai proli oscura. Sì, giusto per vedere. Se mi tengo il segno, posso vedere una cosa velocissima? Io non sto usando il manuale. Ah, fantastico. Devi dirlo prima. Invece no. Di farmi girare a metà. È divertente farti dare fastidio come tu dai fastidio a noi con il manuale. 19. E vabbè. E i danni in realtà sono delle merde. Gary, sei facciamo anni. Finta di no. No, sei. Sì, sei. Sei? Beh, quanto è lontano il tizio sul tetto? Da te parecchio. Più o meno? Una settantina di metri. E la Madonna! È grossa Skyhold, tu sei su una torre da una parte, lui è su una torre dall'altra. Non ci arrivo allora. Inizio a andare in quella direzione nel mio movimento, che è il 15. La tua velocità. Se andare 15 metri di là. Tanto tu e l'inquisitrice, sei l'inquisitrice due te ed è finito. Prendo il sangue da Katog. 5. Quindi mi faccio 3. Ti fai 5. Ma mi guarito di 2. Sì, ok. Quindi mi faccio 3. E lancio contro l'ogre di nuovo Emorage. Perché prima mi è piaciuto perché è venuto anche
super esplosivo. Quindi gli faccio di nuovo, lo faccio di nuovo sanguinare dappertutto, come se avesse mangiato piccante. Ok, come manto. Come manto domani. 11, 10 più 9, ce l'ho fatta, al pelo, perché è 19 la CD. Tiro salvezza. Aspetta, è stunt? No, cazzo. Mi sa di sì. 15 più 9, no, più 8, scusa. 2 da 6. 4 danni. Bravo. Però non mi sono avvicinato. Ne hai fatti 3 a me. Non è conveniente questa cosa. Tieni su quello che ti fa 35 a botta. In totale però ho fatto 7 danni. Cioè, vero, oh, vero. Ha fatto uno più di me. Ho fatto 4 danni a lui, 3 danni a te e ho speso 10 mana. Bravo. Buona. Quanto è forte questa magia del sangue. Devi sperimentare, giusto? 10 mana. Dai, ci sta. 3 danni a un compagno, 4 al nemico. Ci sta, ci sta. Aspetta che me li segno. Logre, infastidito da questo continuo zampillio di sangue. È la zanzara. Si avvicina a un muro, stacca un pezzo di palazzo con le nude mani e lo scaglia contro Locklear. Preso. Sono preso. 15. 10, basta che non ha fatto stunt, quindi mi serve un'altra schiena. Ti fa 7 e 9, 16 danni. E come action sicura. Ed è pronto a infilare le mani nel muro per arrampicarsi e venire a prenderti. Ma tocca a Katog. Da sopra, nel frattempo, adesso vedete che Toro di Ferro rimane paralizzato con la spada sollevata. Best. E quindi al momento sono in due a combattere contro Freeze, il mago. Io ho una domanda. Sì. Io non ero sulla torre. Mi sono salito adesso salendo di 15 metri? Eri sui camminamenti. No, io ero sotto. No, nella piazza. Camminamenti. All'inizio ero nella piazza perché ero uscito, sì, scendendo dalla torre di coso. Ah, ok. Io ti avevo segnato sui camminamenti. Infatti ti ho considerato già all'altezza più o meno del tetto di fronte. Ok, meglio. Katog. Vado di all out attack, correndo verso di lui, saltando e piantandogli la Chanel alla schiena, cercando di rimanere appeso. Allora, lo prendo. È stunt. No. Sì. Sì? Molto bene. 3. Con 3 riesco a fargli Pierce Armor e il secondo attacco, perché lo pago uno in meno. Quindi, con Pierce Armor gli faccio... Non mi piace, lo ritiro. Aha! 2, 1, 1. Non mi piace, lo ritiro. 1, 1. Uno. Giusto. Bravo Katog. Ok. Giusto. Quindi gli faccio, ma vaffanculo. Gli faccio però Pierce Armor. Gli faccio 21, 22, 23, 24. Ok. E col secondo attacco. Più 7 contato? Sì, sì, sì. Col secondo attacco lo prendo, ma non faccio stunt. Non puoi fare stunt. Ah, comunque non potrei. E gli faccio. Mi sa lo ritiri? Non mi piace, lo ritiro. 2, 2, 1, 1, 1. No, ok. 11, 12, 12 e 21, 30. Dove l'hai visto? Questo qua è 11, non 11. 11, 12 perché ho fatto l'auto attack. Ah, giusto. E 21 abbiamo 12, 33, come gli anni di Cristo. Con un attacco sono tutti e due gli attacchi questi? Questo è un attacco. E col precedente 21? 21? Sì, io ho più 11 che è la forza più l'arma in silverite. 9 più, cioè 9 che diventa 11, 7 di forza, 9 per la specializzazione che diventa 11 per l'arma in silverite, più tuoi 7, più 3 18. Perché sono in rage. Ma sti cazzi.
Sei mio amico! Gli schiaffi! Lui è mio amico! È per quello che dico tu tieni su me, perché ho già completato. No, succhiati in sangue. No, no, succhiami il sangue. Io succhio ancora. Tu non ti guarda. Allora, possiamo smetterlo? Sono qua, smettila. Assorbo il tuo sangue. Esatto, assorbi il mio sangue. Sono a 49 su 108. Vedi tu quando devi tirarmi su. Che se, ti, che se vado giù sono 50 tanti in meno che facciamo a round. Io ti succhio. Richard. Comunque. Comunque, dopo Katog che ha ferito gravemente Logre, qui ha tagliato un braccio. E vedi che sta in piedi solo perché c'è quella liquame nerastro che gli scorreva nelle vene, okay, che lo sta tenendo sostanzialmente più o meno in piedi, ma ti sembra che non sia più presente. Ah, molto bene. Tu vedi che tra te e Sera avete ferito alcuni dei Prole Oscura, tu uccisi un po' di Prole Oscura, ecco. Lei molto lievemente un po' di Prole Oscura, tu lievemente. Oh, è apparso scritto lievemente ferito solo perché basta un punto ferita per farlo diventare lievemente ferito. Cavoli, con l'arco devo ancora imparare, non sono proprio il massimo. Vedi che lei ti prende, ti sistema un po', fai così e ti dà vantaggio. Ti dà il vantaggio. Avresti anche mancato. Allora, un punto ferita morto, sono sicuro. Wow! E il vantaggio era quello di prima, 2-2-1? No? Sì, è uguale. No, è... No, quello così è stand a 1. Se prende. È stand a 1. Prima era stand a 2 almeno. Secondo me ce la fai anche a prendere, scusa. Lui ha 11 di classe armatura. Sì, io non è l'Ogre. Non sono gli Ogre. Cioè, non è l'Ogre, sono i Prole Oscura che stanno arrampicando. Quindi in realtà direi proprio di no. 10 proprio 0. Più 5 non è anche più 1 perché sei Shadow. No, Shadow mi dà soltanto a Stealth e l'altro che è Edge of Tomorrow. Che cazzo di cosa lì? L'abilità di mano. Sì. È Orleano. Baguette. O Mandaloriano, secondo me. Io troppo lo cambio e faccio il borseggio, Ma guarda che in realtà tu diventavi, cioè, hai avuto sfiga perché lui non ti ha fatto la metà cinetica perché eri nascosto. Però guarda, con la metà cinetica facevi male. Ah, non con l'arco. Con l'arco no. Con l'arco faccio proprio merda. Però io sto sicuro, quindi sono contento comunque. Sera, sì, tutto bello, però non mi distrarre. Guardandogli le tette. Sicuramente non hai... Quali tette? Sera che è piatta come una tavola. No, è normale, è lesbica però. Questo non impedisce di guardare. No, okay, però può solo guardare. Non impedisce di fare neanche tanto, però si chiama stupro, non si può fare, cioè, nel senso, non impedisce. Locklear. Quasi niente. Locklear. A quanto è da me lui? E ti eri anche avvicinato tu, si era avvicinato però lui, sarà avvicinato in alto. Sì, però okay. Di metri, sarà quindi. No, anche meno, 20 metri. Ok. Allora, se mi avvicino ancora riesco ad essere più vicino io, però avvicinandomi verso lo combattimento sopra. O sì. Questo è il punto più vicino. No. Tipo avvicinato. Vado nel punto più vicino. Ok. E quindi quanto sono gli altri? Comunque una trentina di metri. Più adesso. O meno, sì. E allora lancio solo Rejuvenate su di lui. Ok. Mi costa 4. Non gli succhio il sangue. Vediamo se ce la fai. Gli succhio il sangue. Penso, spero proprio di sì, visto che la CD è 15. Dovrei fare 6. Ok, peccato niente stunt. Ti curi di 1. Benissimo. E lui ti succhia 12 di sangue, esatto. Però. Con un di 6. Però adesso ti curi per altri 7 round. Sti cazzi, va benissimo. 48, vai in cucina e fai il risotto. L'Ogre sta cadendo verso Katog. Ma ciò non gli impedisce... Dice, no, okay, di schiacciare. Fai un tiro di destrezza per evitare di essere schiacciato dall'Ogre che è alto il doppio di te, che già sei alto. Quanto sei tu l'Ogre? Ti do ti faccio una controproposta. Magari con la classe armatura più in alto, cioè con la classe difficoltà più alta, ma voglio fare un tiro di strength per tenerlo su. Ok. Invece che spostarmi, per tenerlo su e spostarmelo di dosso. Ok. Mike mi funziona. Molto Kunari, soprattutto perché anche lui è un Kunari. 6 e 4, 10 e 2, 12, 7, 8, 9, 21.
È morto. Vedi che stava in piedi per miracolo, perché già era morto prima. No, Katog! E si vede l'ogre che vola via a metri di distanza. Oh, che cosa uccide! Katog, vieni su! C'è lo stronzo! Mi metto a scalare piantando le mani nel muro. E mentre dici c'è lo stronzo, vedete una luce rossastra partire da sopra il tetto di Skyhold. Una specie di onda d'urto che riempie il cortile della fortezza. Oh merda, mi copro. Per un attimo non vedete più niente. Per fortuna sto guardando dall'altra parte. Le tette di niente. E non c'è più nessun altro. Skyhold è silenziosa, muta, deserta. Ma nessun mi altro spariscono anche le tette. Proprio nessun altro, neanche la. Cioè, quando lui si riprende un attimo, non c'è più neanche sera? No. No! La mia amichetta! Non ci sono più neanche i prole oscura. Ah, vabbè, è meglio. Che cos'era? Che cos'era questo? Che io mi guardo bene attorno e provo a vedere se siamo o nell'oblio o un'illusione. Fai o un tiro genere di magic. Spirit. Cavallo selvaggio. Spirit cavallo selvaggio. 12 21. Non siete nell'oblio, non siete in un sogno. Cioè siamo a Skyward sul piano materiale, tra virgolette. Esatto. Come è successo circa un anno prima, però c'è una specie di fenditura nel cielo. Invece di essere verde, è rossa. E cos'è? Siamo gli Inquisitori 2 e la Vendemmia? Mm. Ragazzi, mi raggiunge Katog? Sì. Se continua a scalare, sì. Sì. Continuo a scalare, mi tolgo. Sono ancora in iniziativa? No. Allora ti tiro le cure. Mi tolgo la bava dalla bocca. Io mi aggiro per la piazza di Skyhold cercando qualcuno. Perché loro sono in cima, ma non li vedo. Perfetto. Beh, senti che stanno parlando anche perché lui ha urlato Katog. Ma io non voglio urlare a farmi sentire, se mai te che c'è qualcuno di nascosto. No, ok, però li senti. Io quando mi si avvicina gliene lancio un altro. Cos'è? Dov'è il toro? Che cos'è successo? Perché non... Cos'è quello? Ho fame. Anzi. Eh? Quando lui si avvicina... Gli succhio il sangue. Gli succhio il sangue. Bene un po'. Sei? Grazie. Perfetto, no? È perfetto per me. È perfetto per lui. È perfetto per me. Bene. Perché sono 6. Lancio un incantesimo con stanta da 2. No, stanta 4. Sì. E sono 8 e 9, perfettamente giusto. E faccio Master Juvenate, che mi costerebbe 14 meno 6, 8 solo. Ah. E ci curiamo entrambi di 7 dadi da 6. Sì, ci sta, ci sta. Ok, io mi fullo. Quello che vedete, tu che ti domandavi dov'è Toro di Ferro, sì. Vedi che sopra, perfetto anch'io. Sopra dove stava combattendo il sangue, è utile. Toro di Ferro, è rimasta una silhouette che assomiglia a lui in questa pietra rossiccia. Corro fino lì. In questa... Hai il giro perché se ti lanci... Io poi lo so. No, cioè, corro, cioè, hai presente quando nei videogiochi clicchi un punto che è a 2 cm da te e fai il giro esattamente come il diavolo che non sai dove sta bloccandoti in un angolo? Perché esatto, non sono rifatto perché a costo di 6 mano ho curato tipo 60 punti ferita. Ah, molto bene. E c'è una silhouette di Toro di Ferro, è abbastanza dettagliata, però vedi che è fatta tipo a cristallo, ma è rosso. Solida, sì. Richard, devi prendere un bastone, toc toc. Toc toc. Sì, fa toc toc. È diventato solida. Uno Swarovski. Prova a identificarla con magia del sangue, un po' tutto. È fatta di lirium. Rosso. Rosso. Quindi è morto. Non, io non so se il lirium rosso non si può riconvertire. No, che tu sappia. Beh, ma magari... Prendo gli appunti di Aidan. Ok. Inizia a leggere se c'è qualcosa, sfogliando velocemente, se c'è qualcosa su uno che è appena stato trasformato, tipo un po' come la pietra, magari si può fare qualcosa. Fai una prova di magic. Non si doveva toccare, vero, il collirium? Blood o spirit? Chi stai parlando? No, magic e basta, perché non Creation. È... Richard! Oh, è sparito Richard. Non c'è... Standa 1 e ho fatto 13-20. Oh, ti sto scuotendo la spalla. Ma Richard non è mai arrivato? No, ci hanno rubato... Richard starà ancora dormendo, conoscendolo. Fammi controllare qua, aspetta un attimo, okay, non distrarmi. Vado a cercare Richard. Su, renditi utile.
Da quel che vedi negli appunti non c'è modo. Non c'è modo. Anzi, ma non li ho scorsi bene. Sì, li avevi già letti. Ti hai risegnato con le orecchie. Provo a guardare se c'è qualcosa sullo squarcio. Ci sono degli appunti sullo squarcio che c'è stato. Quello verde. Quello verde. Che era uno squarcio nell'oblio. Questo ti sembra un po' diverso. Innanzitutto perché il colore è diverso. Seconda cosa perché era evidentemente percepibile la magia dell'oblio quando c'è stato lo squarcio nel cielo precedentemente, e invece qua non ne percepisci proprio. Senti una... Non è collegato con l'oblio, quindi? No, senti una grande... è come se ci fosse della corruzione dei prole oscura, ma non percepisci nessun prole oscura. Io urlo fortissimo... Black Wall! Sarà una costituzione a vedere quanto urlo forte. Molto forte. 18. Urli molto forte. Stamina. 20. Non risponde nessuno. No. Se non... Katog, okay. Seguimi. So che col tuo cervello è difficile. Ma se non c'è neanche Black Wall, vuol dire che non è una cosa che non ha intaccato solo i Grey Warden. Giusto. Perché siamo qua? Richard! Ha tirato un urlo! Si scuote Skyld! Ho fatto 23 di urlo! Che mi tappo le orecchie! Senti un po' il ghiacciaio che inizia a staccarsi. Un uomo chiamato Slavina, sì? Io intanto sto girando sotto a vedere se trovo qualcuno. Io mi guardo attorno. Sì. Io mi guardo attorno. Noi eravamo quelli più bassi in teoria che vedevamo, delle persone. E tu eri più o meno allo stesso. Quelli più lontani però. Livello. 23 sì. Con uno stand a 5. Beh, non di quelli che stavano su. Ma non l'abbiamo visto. No, lui no. Sera l'ha visto. Io non so dove okay, sono. Ok, lui. Però noi non sappiamo quanta gente. Cioè, sappiamo che non sta rispondendo nessuno. Però è anche possibile che siano spariti solo quelli che erano lì a stretto contatto, perché noi non vedevamo nessuno. Se fosse così, qualcun altro nella fortezza probabilmente adesso starebbe cercando le persone. Invece non c'è nessun altro. Allora. A parte Katog adesso che vede Richard. Allora, io ho fatto 16 più 6 con uno stand a 5. E con lo stand a 5 faccio that makes me wonder, che praticamente posso immediatamente fare un altro tiro di percezione senza costi addizionali per avere altre informazioni riguardo allo stesso tema, e efficient search che praticamente mi permette praticamente ci metto metà del tempo che normalmente ci metterei, cioè metà delle risorse del tempo che normalmente ci metterei per trovare quello che sto cercando. E Richard ha fatto? Sì, credo in teoria potrebbe avermi visto, perché ha un 11 più 6, 17 più la specializzazione 19, quindi sì. A colpo d'occhio vedi l'unica cosa che si muove nel cortile, fai un attimo fatica a vederlo, però essendo l'unica cosa in assoluto che si muove ti salta all'occhio. Penso. Ed è Richard. Vedi cespugli che si muovono adiacenti ai muri. Penso che quella roba lì sia Richard. Richard, cespuglio, Richard, Richard. Richard, ma l'ho mai sentito? Ti tiro un sassolino. Il masso dell'oro. Ho preso troppo. No, non tirarmi un sassolino. Un sassolino. Hai più di mila. Lo rendo telecinetico. Buona. Sta lì. Scoguggia. Scusa, spuglia. Non c'è più nessuno? No, perché... No, sono spariti tutti. No, e come al solito tu sei quasi più inutile della gente qua a Skyrim. Ma avrà fatto un sacco di cose utili, secondo me. Esatto. Dov'è la gente? C'è qualcuno? Da dove arriva? No, stavo guardando in giro, non c'è più nessuno. Ma perché siamo soltanto? Ma eri vicino a qualcuno quando è successo? Sì.
E non c'era più nessuno quando ti hai preso la vista? In realtà io non ho perso la vista, è sparita la persona che avevo davanti. Com'è sparita? Il potere dello nei dettagli. Gli metto una mano sulla fronte e gli lancio memory. La mano sulla fronte sta che io sto dalla parte della vicina. E mentre lui si avvicina gli faccio il potere dello stronzordo, quello che ci ha, quello che ho picchiato. Sì, c'era il tizio quello della torre. Quale torre? Il mago, quello che abbiamo buttato 6 volte giù dalla finestra. La torre degli Orlesiani era impegnata in quel momento. È un carino. Sì, vabbè, ma l'hai visto anche tu. Ah, sì. E c'era lui. Qui. Sì, e ha dato un sacco di schiaffi all'inquisitrice. Toro di ferro. Se ci ha lasciati qua è perché ci voleva male, perché io l'ho picchiato. Io pensavo perché fossimo delle Warden, ma forse anche Blackpool è sparito. E mentre lui è distratto, gli metto una mano sulla fronte e gli lancio memory. Mentre gli lanci memory. Mentre gli lanci memory, intanto Katok sta punzecchiando il terreno alla ricerca di altre cose. Sì. E nascosto sotto a un masso lanciato dal Logre, vedi che c'è un corpo. Lo alzo. Blackwood spiaccicato. Ho trovato. Sì, intanto io ho concentrato, gli ho lanciato la magia e gli faccio rievocare nei minimi dettagli, da poi è successo poco fa, come è sparita Sera. Hai visto un bagliore rosso e poi... I dettagli, tipo, come è iniziato a scomporsi. No, non ha iniziato puff. A scomporsi, ha fatto puff. E quando ha detto, ha fatto... Quando si volta, quando vi voltate... Smettila di cercare... Ho Blackwood in braccio, si è rotto. Quanto mi dispiace avere sempre ragione. No, c'è da seppellire. C'erano altri Game Warden qui? No. A me lo chiedi. C'erano i sordomuti, le guardie sordomute. Ma poi non era un falso Game Warden lui? No. No, è vero. Cioè, era, poi è diventato vero. Ah. Uh-uh. Allora, metto... Sì, però... abbiamo un castello! Questo era un guerriero. Sto facendo un discorso funereo. Insomma. Tu vai avanti, okay. Richard. Questo castello è nostro. Era un. Potremmo fare un'altra, ma un posto di Grey Warden. Combattente. Ottimo. Già, bravo. Si scava prima la tomba. Cattolo. I muri non erano. Ah, giusto. Giusto, Cato, vai avanti. Continuo un po'. Non aveva muri neri, però si chiamava lo stesso. Tipo così, non l'ho mai visto combattere, però secondo me era bravo, ha inculato i Grey Warden, che non è che sono simpatici, però poi... Mandiamo un messaggio al capo dei Grey Warden, e gli diciamo che abbiamo preso un castello per loro. Ci sarà una ricompensa. Tante cose, la tomba l'ha dovuta scavare anche poco, perché visto che era una sottiletta sotto un sasso, non è che occupava tanto... Richard, non ti preoccupare del cadavere della gente che non conta niente. Però sta migliorando, non l'ha più cercato sul corpo, nel corpo, il corpo. Cioè, sei meno... Sì. No, aspettavo che finivi il rito. Ho appena detto un castello. È un po' distratto. Beh, dobbiamo indagare su questa cosa, Richard. Secondo te lo prendo per lo abbraccio, tipo mettendogli un braccio intorno alla spalla, lo sospingo verso il castello e dico, secondo te le stazze dell'inquisitrice dove sono? Mentre lo spingo verso Skyhold. Scusate, ragazzi, bello il castello, però il panorama non è dei migliori. Sì, ma difatti controlliamo se c'è qualcosa che ci può essere utile nel castello. Secondo te è di qua? Per me è di là. La tesoreria dov'era? Potrebbero esserci indicazioni. Aspetta, guardiamo all'ingresso ho visto dei dipliani. Ok, io spendo il tempo che loro... a saccheggiare Skyhold. Io spendo il tempo che loro che loro spendono a saccheggiare Skyhold a cercare di tirare dei sassi contro la fenditura per vedere se succede qualcosa. La fenditura è nel cielo, quindi tu lanci dei sassi verso l'alto, però a meno che tu non sia in grado di raggiungere la stratosfera. Ah, è sopra così in alto? Ma cosa mi raccontavano? È più in alto di quello che c'era in passare. Cosa mi raccontavano i curai per quanto riguarda storie di guerra, in particolare sulle fenditure di squarci? Ho fatto che non è bella roba. 13, 4, 17. Non erano particolarmente preoccupati dalla fenditura precedente e l'avevano anzi sfruttata per attaccare alcuni luoghi che si erano distratti cercando di trovare un rimedio. Avevano comunque mandato delle spie per informarsi su cosa stava succedendo, ma dato il loro disprezzo per la magia e la loro naturale
inclinazione a menare le mani? E, no, la loro naturale inclinazione a non fidarsi degli altri li ha fatti disinteressare finché il problema non si è risolto da solo. E... allora, quello che faccio io è andare nella, dove c'è la taverna, prendere del cibo, perché non mangio da 2 ore, più o meno, quindi sono affamatissimo, e mettermi a guardia dell'entrata, dell'entrata della porta del castello da dove sono entrati loro, e fare la guardia alla finitura, che lo so che è nel cielo, ma se scende qualcosa io cosa ne so. Preferisco fare la guardia, non so se ci siamo solo noi. Perché ti ho immaginato caricare un tavolo di vettovaglie e trascinarti il tavolo. Perché è quello che è successo. Ok. Un po' come noi stiamo trascinando gli armadi. Fate un giro ben approfondito. Chiaramente immagino che ci sia un po' di tutto. Quindi ignoro le cose banali, tipo cose d'argento, cose... però a mente tengo dove sono e faccio una specie di inventario. E poi in realtà cerchiamo la roba più seria. Ci sono parecchie erbe che possono essere usate per pozioni o cose del genere. Mentalmente catalogo e poi andate a cercare roba di più grossa, tipo stanza dell'inquisitrice, stanza del mago del Tevinter, stanza di... no, ma scusami, sera non c'era una c'era mazza. Un mercato fuori, t'ha allungato una moneta d'oro così, vuol dire che avrà... ma non mi interessano molto i soldi. Ah. I soldi sono nostri, il castello è mio. Mio, tra l'altro. È mio! Mio! Se qualcuno prende dal mercato mi sta rubando dei soldi. La cosa più interessante che trovate facendo un giro molto approfondito è un grosso specchio elfico in un angolo di Skyhold. Ma porca puttana! No! Guarda, si è chiuso! Sta per le orecchie! Cato! Che bello parlare così perché non c'è nessuno. No! Wow! 22! Wow! Un bovaro del Texas diventa super saiyan. No! Mi sale tutta la pena sulle tempie. Diventa la barba bionda. Senti che ti stanno chiamando. Vado. Ma a parte l'uvia non c'era niente, oggetti magici. Sì, c'erano svariati oggetti, svariate pozioni, però non sto a elencarti tutto. No, no. C'era la parte del fabbro con tutte le rune magiche possibili. Qualcosa che mi può essere utile al momento, se dovesse arrivare qualcosa. Un lanciafiamme. No, un lanciafiamme no. C'erano i bastoni del mago del Tevinter, che erano tutti particolari, intarsiati. Non li ho esaminati, ma ce li ho sotto braccio mentre andiamo in giro. Una fascina di bastoni magici. E nell'altra mano c'ho tipo... nella stanza dell'inquisitrice niente di particolare? No, era una guerriera. C'erano alcuni scritti su degli artefatti elfici, ma era la cosa più interessante che c'era. E allora con la fascina di bastoni? Io arrivo con una coscia di capra cruda, ovviamente, che sto mangiando. Ho un'idea geniale, come sempre. Bene. Prendi lo specchio. Oh, un altro. Non romperlo. Ok. Ecco. Io intanto che lui lo prego, portalo fuori. Portiamolo fuori. Richard, prendi qualcosa. Non fammi prendere tutto a me. Ah, ma voi state prendendo... scusate, io vorrei l'armatura più pesante che c'è. Perché questa qua nella... è leggerina. Passiamo, porta lo specchio, passiamo dal fabbro. Non è... io intanto sorto un attimo i bastoni per vedere, tenendo solo sorto. Sorto. Sorto, sono sorto dalle tue ceneri. Prima di giocare a World of Warcraft. Sì, sono svariati i bastoni, vedi che hanno tutti delle gemme diverse, delle rune. Quello che mi sembra più utile per me, che magari sento affine o qualcosa del fai genere. Fai una prova di magia. Tette. Allora, c'ho Creation, in caso vuoi vedere il 2, Creation, Spirit e Blood. Sono 18 in caso 20, se è una di quelle tre. Conta che io avevo quello dell'osso del drago che era abbastanza forte, quindi se non c'è niente di più forte lascio per... cioè, tengo la fascina. Questi sono uno per ogni elemento, hanno delle gemme o delle rune apposta che permettono di lanciare la lancia arcana, che lanci anche tu. Di elementi diversi. Di elementi diversi. Per distruggere le barriere o le vulnerabilità. Ok. Allora, mentre usciamo fuori e portiamo lui dal fabbro, io scavallo anche qualche soldo. Scavalli? Ruba. Ok. Sai, il linguaggio di voi elfi mi sembra un po'... è mandaloriano. Ho un'idea geniale.
Dimmi se ma potrebbe essere pericolosa. Quindi direi riposiamo. Ma io non so cosa è successo a tutti i poverini. Cioè, poi il toro. Ma il toro stavo chiedendo, c'è rimasto di sasso. Voi, anche oh, scusa, l'ho fatto vedere allo specchio. Sì. No, 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 dalla parte buona. Non lo so, però io ho un'idea per trovarli. Ah, cioè, non male. È troppo geniale per parlarvene adesso. Converrebbe attuarla prima. Hai una logica tutta tua. Però... riposiamo e domani mattina andiamo a salvare tutti. Non lo seguo, va bene. Però ci stanno starando bene, non è che dobbiamo andare subito perché... ma andare subito non saremo molto utili. Anche perché la mia energia magica è quasi completamente... Ah, ok, no, perché io sono una rosa, sinceramente. Sì, grazie alla mia energia magica. Ah, sì, giusto. E al suo sangue. Quello l'avrei versato lo stesso. Sto bene. Allora, va bene. Dai, fatti una pennica. Io qua... cosa devo fare con lo specchio qui? Per adesso tenilo qui. Bene. Poi domani mattina... lo useremo. Mi provo. Okay. Va bene. Lo terrai tutta la notte in mano. Lui mi ha detto di tienilo. Richard, tienilo qui. Se non hai sonno. Fai un giro, non occupa tanto spazio le monete d'oro. Dobbiamo aprire un'impresa. Ah no, guarda. A proposito, c'è un toro di ferro tutto di Lirium, rosso. Dovrebbe valere un po'. No, a parte gli scherzi. Ho smesso il commercio. No, ma lo curiamo il toro? Cioè... non si può. Come non si ma può? Possiamo salvarli e poi ci penseranno loro. Ah, bene. E non si lamenteranno mica se abbiamo preso qualche soldo. Lo possiamo per finanziare la loro salvezza. Lo possiamo perché spostare. Abbiamo preso qualche soldo. E c'era una mancata vacanza. clean. Io prima di mettermi a dormire gli dico i posti che ho visto dove c'erano più soldi. E io un po' di soldi li raccatto senza svaligiare completamente, cioè magari prendo un quarto di qua, un quinto di là. Raccatti 80 monete d'oro. Ma questa è l'ultima sessione? Okay. Perché? Perché ci sono soldi. Soldi? No, è che poi ve li ruberanno, si distruggeranno. C'è o una non potremmo spenderli, che, cioè. C'è una spada che non può... non importa lo spenderli. Io non voglio spenderli. Io voglio fare come Paperone. Farci il bagno. Vedi, non è un problema dargli i soldi, tanto poi esatto, l'infila nel materasso, non è che e io mi metto a riposare. Ok, Katog, tu rimani lì con lo scudo, ma se con lo specchio, certo. Ma se ti interessa, prima hai trovato un'armatura pesante. Ah, bene, quanto mi dà? 10. Bene, buono, bene. Quando vi svegliate trovate questa specie di miniatura di Warhammer. Ah, sproporzionatissimo. Me la sono anche chiusa male. Guardate, è bellissima. Non riesco a chiudermi le mani con la faccia con le mani. Katog, sei diventato di metallo. Ah, sei più imponente così. Tin, tin, tin. Sono bellissimo. Non ti metteremo, sennò sarebbe difficile prenderti il sangue. Non riesco semplicemente. Tanto non ce la faccio, non riesco a raggiungermi la mano, cioè la faccia con la mano. Infatti spero che non mi gratti mai il naso, perché. Però in compenso dovrei essere protetto. Vedi che il lirium di toro di ferro si è espanso sul tetto di Skyhold. È destrezza e basta. Vi faccio vedere. No. Il lirium, quello di toro di ferro. Ah, sì? Prima era solo lui, adesso è metà del tetto. Oh, cazzo. Non ti preoccupare, la mia idea è geniale. Ditemi quando siete pronti. Io faccio colazione intanto fuori, con calma, come se fosse casa mia. Io mi avvicino a... è rimasto qualcosa. Poco. Poco, ma è rimasto. Ah, faccio... io l'ultima volta che ho visto espandersi del lirium rosso non è stata una bella... ma sarebbe per fermare tutto. Sì, no, infatti... o morire nel farlo. Va benissimo, quello non è un problema. O scappare nel farlo. Morire. Io non posso scappare da questa situazione. Bravo! Mi dispiace. Sta diventando... c'è troppa roba qui a Skyhold. Non posso, con che coscienza posso abbandonare tutto questo? Sono sopravvissuto a una battaglia a cui il toro di ferro non è sopravvissuto. Sono il toro di acciaio, il toro di... sì, è vero. Tum, tum, tum. Hai visto? Bello, mi piace. Possiamo andare, possiamo andare. Io ora sono il toro d'acciaio. Io sono il toro d'acciaio. Perché sì, Thor è uguale a lui? Fa un'altra cosa. Non ho fantasia. Non ho mai avuto il capro d'acciaio. Il capro d'acciaio, mi piace il capro. Perché il capro è un animale nobile che va in montagna e arrampica bene. Ed è buono da mangiare. Mm-hmm. Anche il toro. Il capro d'acciaio. È una bella bestia. È una bella bestia. Il capro. Con le corna belle, il pelo lungo. A volte diventa cattivo. Ditemi quando siete pronti. Ci potrebbe essere roba da uccidere.
Perfetto, il mio pane. Io provo la mia idea che nella mia mente funziona sicuramente. Cosa vuoi fare? Che stronzo. Prendo lo specchio, lo mettiamo sul tetto e lo inclino a riflettere la luce dello squarcio. Ok. E poi provo ad attivarlo. Prima ci busso sopra, poi se no uso un po' di magia, però in modo che continui a riflettere la luce del... Fai una prova di magia per attivarlo. Questo. Ah, quindi vuol dire meno 3, perché l'altra mi danno 2. È magia normale, no? Sì. 4, esatto. 19. Non sei sicuro di come tu abbia fatto? Non lo sai so se... benissimo, non a non caso. Hai fatto non sai non se... È stata la magia al tamburellare in quel modo. Forse hai toccato le rune giuste, forse è solo che doveva essere inclinato riesco, in una certa direzione. Riesco a appoggiarlo per terra, sul tetto, e prendere la luce dello squarcio? Sì. È acceso! Aha. Grande mago! Lo specchio è attivo. Sta riflettendo la luce nonostante sia attivo. Percepisci che la magia esce dallo specchio... Io mi impettisco. Ci ho capito un cazzo. Ha funzionato. Cosa? Benissimo. Possiamo raggiungere lo squarcio. Possiamo raggiungere lo squarcio. Non vedi come si riflette la luce? No, era lo squarcio dopo che avevo chiesto. Ma quella è roba. Ah, ok. Quindi entriamo lì? Entriamo. Vado io. Ti seguo subito. Bene. Mi metto l'uno sulla spalla e se lui salta dentro salto anch'io. Io vado. Siamo eroi, l'abbiamo già dimostrato. E aspetta! Stavo facendo discorso! Attraversate! Aspetta! Perché Risorio rimane a Skyward completamente vuota, con di fianco l'Illuvian, di fianco la statua di... Butta giù! Stavo pensando di buttare giù lo specchio! No, aspetta! C'è Toro lì e piano piano senti... E si aumenta ancora un po' di più. Nel momento in cui, allora, il primo pensiero è veramente c'è quello del butto giù lo specchio. Loro non escono più. Ho un castello per me. Non devo affrontare nemici mortali. Ma il castello ce l'avresti anche se noi siamo vivi. Solo per me. Fra poco non cambia. Fra poco non hai più un castello. Non fai tempo a raccogliere. Ci sto pensando. Che diventi delirium. Sento. Ho già fatto i miei calcoli. Ok. Modalità shadow. Dentro. Vi ritrovate in quella strana dimensione tra gli specchi che avevate già visto quando avete inseguito Aidan. E dietro di voi, però, a differenza dello specchio che avete usato l'ultima volta, questo Illuvian non rimane attivo anche in uscita. Non importa. Dovrete troverò trovare un altro modo geniale per uscire. Una diversa via di uscita. Avevamo un biglietto solo. Ma c'è qualche baglio rosso, qualcosa che mi possa far pensare... che ha funzionato oppure siamo entrati tranquillamente non solo in un'eluvia normalmente? Siete entrati nell'eluvian e probabilmente la destinazione è stata modificata dal fatto che c'era quello squarcio nel cielo. Siamo nel posto giusto. Dov'è Richard? Metto una mano sullo specchio. Ci ha incurati. Dici che l'ha chiuso? No, io mi fido di Richard. Io no. Ma però... Io no, soprattutto perché aveva appena raccattato tutto e c'era il castello. Beh, ma noi salveremo tutti e lo vende e gli diremo che è stato lui. Guardo dietro lo specchio. Te l'avevo detto. Ah, si è uscito dall'altra parte. Sapevo che non ci avessi abbandonato, io con una pacca sulla spalla. Sì. Che comunicazione, sempre ben interpretato. Quello stronzo. Pacca sulla spalla, aspetta. Siamo nel posto giusto. Voglio vedere. E tu hai fatto... Devo dire, può essere uscito solo da dietro lo specchio. Bene, quindi andiamo a salvare il mondo. Bene, si va. Anche perché questa roba che abbiamo salvato i custodi grigi, Locklear, l'uomo più ricco del mondo e il salvatore del mondo. L'uomo più ricco del mondo che ha salvato. Che bello, titolo è? Molto, sì. Lo segno. Bravo, che io me le dimentico queste cose. Poi, quando canteranno le nostre imprese... L'uomo più ricco del mondo che ha salvato. Wow. L'uomo più ricco che ha salvato il mondo. Lo scrivo del mondo che ha salvato. Perché l'uomo più ricco del mondo e l'ha anche salvato. E tu, Cato, che potrai essere l'uomo che ha salvato l'uomo più ricco del mondo. Lui è il capro d'acciaio. Io sono il capro d'acciaio. Abbiamo deciso prima. Capro. Il capro. Toro, vedi le corna, capro. Perché lui non segue nessuno.
lui fa di testa sua, tranne quando glielo dico io. Certo, esatto. E poi sono come il capro, faccio il latte buono. Non credo. A questa io mi giro. Beh, vedi, questa comincio a guardarti questa, attorno. Prende chi lo beve. Ecco. Questa è una cosa buona. Siamo qui in un posto chissà dove, pronti a salvare, a combattere contro cose pesantissime, riusciamo ancora a fare dell'umorismo. Ma sì. Siamo proprio gli eroi che il mondo meritava. Il mondo infatti non è un bel posto, non gli eroi che si meritava, ma quelli di cui aveva bisogno. Meritava, no, che gli orlesiani meritavano, diciamo, ma gli orlesiani. Quindi adesso, quindi per salvare il mondo ci manca di, non so, mi guardo attorno, cosa c'è? C'è questa distesa grigiastra di portali. Sì, tutti vedi, spenti, no? Sono quelli che vedete intorno a voi, sono tutti spenti. Sono tutti dentro a delle strutture di pietra più o meno in rovina, alcuni sono come quello da cui siete usciti voi, solo uno specchio appoggiato sul pavimento. Non c'è, mi guardi, il punto che avevamo visto l'altra volta? No, non siamo nella stessa zona, quindi mi guardo intorno e cerco l'entrata che mi ricorda di più come stile architettonico, quella cavolo di torre dove avevamo trovato lo stronzone. Attenzione capo. No, dai. 10? Sì, 6 e 2, 2, 10, 10, ho fatto 16 e poi ho seeing, io sono observation seeing. Ah, ritiri fallito. Vabbè, ritiri fallito, quindi se ho fallito me lo dicevo. Io sono il motorino. Sta diluviando. Sta diluviando non poco. 16. C'è una struttura un po' in lontananza. Uh-huh. Calcoli che possa essere più o meno un chilometro da dove siete voi. Che assomiglia vagamente a un pezzo della torre dove vi eravate trovati. Sai che quando siete usciti dalla torre ne era rimasto sì, in piedi solo un pezzo? Mi ricordo. Questa sembra l'altro pezzo. Quello che non era più... Quello che non era rimasto... E ieri, ragazzi, quel portale lì mi ricorda la torre di Zio Merda. Da adesso lo chiamerò Zio Merda. Va bene, tra parenti, puoi chiamarti come vuoi. Non mi chiamerò... Quello lì, dai, l'incantatore. Ma... Ah, okay. Il mago malvagio. Il mago era un Darkspawn? Sì. Ma però posso fare una ricerca nei libri di Aidan se trovo qualcosa su di lui? Sì. Assolutamente sì. Comunque non ti sembra simile? Assomiglia. Sì. A tutti gli specchi che abbiamo attraversato? No, guarda bene, ti ricordi com'era fatta la torre? Ah, la torre! Sì. Non lo sto guardando, sto sfogliando il libro. Ah. 10, 17. Allora... vedi che dico a tutti che Aidan aveva preso appunti su alcuni dei proli oscura più interessanti con cui era venuto in contatto. Uno era l'architetto, esatto. Chiaro. Uno era l'architetto, un altro era un certo Aclisius, chiamato anche il guardiano di porta? No, il guardiano della notte per la precisione. Tra le varie cose che aveva scritto c'era che Aclisius mirava a raccogliere le anime dei sognatori. Aclisius? Aclisius. Sì. Sì. Ah, è lui, ce l'avevamo, sapevamo già. Sì. Aclisius, il guardiano della notte. Il guardiano della notte, guerriero. Guerrieri. Giochiamo a fare Dragon Age. E quello a cui vuole arrivare, a differenza dell'architetto che voleva sostanzialmente trovare un punto di incontro tra umani e prole oscura perché nessuno morisse più, quello che vuole fare lui è raccogliere le anime dei sognatori e aprire una prigione di cui non è particolarmente spiegato in questi diari in cui e metterci tutti i messicani perché in cui sono rinchiusi Clisius Trump esatto Trump Clisius in cui sono rinchiusi i dimenticati, e i dimenticati è scritto con la D maiuscola, che sono dei demoni molto particolari, probabilmente i primi demoni in assoluto che sono nati e che sono stati rinchiusi dal creatore in questa prigione. Quello che vuole fare lui è aprire la prigione e probabilmente mettere fine al creato del creatore. Bello. Mentre lui tipo ha letto titani. Mentre lui ha letto tutte queste cose, sì. Io mi sono avvicinato a quell'uscita lì, cioè a quell'uscita che ho visto. I titani erano la controparte degli antichi dei. No, noi stiamo parlando dei titani, quelli greci. Ah, invece voleva liberarli. Vedi che c'è scritto anche di i titani. Wow. Che erano la controparte degli antichi dei adorati nel The Winter. Probabilmente erano legati agli dei elfici, ma non sei, cioè non è sicuro neanche Aidan.
E pare che il lirium sia il sangue cristallizzato dei titani. Il lirium rosso a questo punto potrebbe essere il sangue colpito dalla corruzione dei proli oscura. Certo. Quindi, dove andiamo? Cato che non c'è più, medicato che a 50 metri di distanza. Lo raggiungo. Io stavo dietro a Cato, che perché... Non mi abbandonate così da solo. Che compagni siete? Ah, ma non ci stavi seguendo. Stavo leggendo. Io faccio il lavoro intellettuale, quello che voi non potete fare, e voi fate quell'altro che sapete fare, se pazienza. Sapete fare qualcosa. Cioè, questa te la ricordi? Vedi qua. Somiglia, no? A che? Ti ricordi? Intellettuale. La torre, quella della Putain. Quella di Eclisius? Sì. Ti preoccupare, ormai so come si accennano questi cosi. Molto bene. Tu. Lilluvian da lei chiamato, non è al momento raggiungibile. Faccio come avevo fatto prima, faccio. Sentite. Cos'è? Un demone della calma? Un altro? No. Tocco di nuovo il specchio. Siete voi. Mi giro, mi guardo intorno. Voi chi? No, ma è una voce che conosco. Sembra un po' più roca, ma assomiglia a quella di Aidan. Mi giro guardandomi intorno. Abbiamo trovato il demone della torre. Dentro alla torre, oltre il muro... Non dove c'è l'Eluvian. Aspetta. Non proprio dove c'è l'Eluvian. Aspetta. Dovevamo andare nell'oblio per uccidere il coso dentro Aidan, ma non siamo nell'oblio. O sì? Perché non siamo nell'oblio. È quello il fatto, non vogliamo uccidere. Non siamo nell'oblio, siamo allo stesso punto di quando l'abbiamo incontrato qua di nuovo. Non è un problema? No, come? Perché adesso dobbiamo pensare a salvare il mondo. Cos'è un demone in confronto al mondo? Mai. Salve. Ehi. Ciao. Tutto bene? Ben ritrovato. Dov'è? È sdraiato su dei cuscini dentro alla torre. Ehi, il demone. Ah, salve. Accomodatevi. Mi vi facenno, vedi che si creano dei cuscini. No, io rimango in piedi. No, perché poi tu io mi rilasso e tu mi mangi l'ano. No. L'anima, guardi. Non gli serve più mangiare l'anima, no? Con calma, adesso non ne ho bisogno. Perfetto, mi svacco. Sere, c'è qualcosa da bere? Sì. Cosa preferisci, vino o birra? Non bere roba offerta dai demoni in un posto che non sai dove sei. Ma magari l'acqua. Prima l'abbiamo picchiato, adesso... Così, festa. Abbiamo cose più importanti da fare. Perché non sei capace? sei provato. Abbiamo cose più importanti da fare e soprattutto... Chi se ne fotte di Aida al momento? No, ma io mi preoccupo del demone che fa così per mangiarci l'essenza nostra. Qua. Sì, ma potrebbe essere... Ma noi siamo potrebbe darci forti. Delle indicazioni su... Siamo troppo forti per farci mangiare l'anima in questo momento. E poi... Tu sei intelligente, io no. Non ho intenzione di combattere, ho visto che siete forti e... Vero, siamo ancora più forti da quando ci ha incontrato. Molto, molto, molto più forti. Preferisco non faticare così tanto per nutrirmi. Neanche noi. I bambini sono molto più facili da convincere. È vero. Anche da truffare. Io faccio per mettermi una mano sulla fronte, ma con l'armatura nuova non ci riesco. Esatto. Capro d'acciaio. Parliamo con questo demone. No, il tiranno di ferro. Non si fa male ai bambini. Non gli fa male, li fa addormentare. Nanina, ho questo bimbo, chi lo adoro, darò al demone nero che lo tiene un mese intero. Mai sentita? Penso che sia originaria delle sue parti. No, scusate. No, non si mangiano, signor demone. Non sentite l'odore di roba elettrica bruciata? Io non l'apro. Non l'apro in due se mi dice che non mangia più bambini. Cioè, non si può fare questa cosa. Ho detto che è più facile non che mangiare i bambini, non che l'abbia fatto. È come quando si dice è facile come rubare caramelle a un bambino, non vuol dire che gliel'hai rubate. Ah, allora quel signore l'ho gambizzato per niente. Oh. C'è il dubbio di una bruciatura in atto che probabilmente è solo un dubbio. Magari è entrato un insetto nella lampada, eh? Nella lampada. Non è da escludere. Beh... Non è la serata giusta. Demone, no, sento odore di morte. No, sono io quello. È in quell'armatura. Comunque, salve signor demone, visto che lei è qui, immagino da un po'.
Ha preso possesso di questa torre da lungo tempo? No, passavo. Di mi qua. Annoiavo. Ha visto passare qualcun altro? No. Cerchiamo un magonzo da uccidere. C'è un tizio, magari te ne intendi. Sembra l'inizio di una barzelletta. Non faticare troppo però a pensarci, con calma. No, non ti preoccupare. Mi gratta la barba. Un tizio ha fatto un incantesimo. Come molti maghi fanno. Sì. C'è stato un lampo di luce rossa e tutti tranne i custodi grigi sono spariti. E in più si è aperto uno squarcio rosso nel cielo. Mm-hmm. Hai idea di cosa possa voler dire? No. Sì, ho una vaga idea. Saresti così carino da raccontarcela? Voi raccontatemi qualche cosa di interessante e io vi racconterò che cosa so di questa... Ma ho fatto una gara di bevute assieme al toro di ferro. Ho quasi vinto. Abbiamo bevuto... Ma tu hai vinto la cosa più importante, alla vita. Ah sì, è vero. Poi lui è diventato tutto di Virium. Rosso. Ah. Quello. Non mi piace particolarmente, però non mi disgusta nemmeno. Il Lirium, Il Lirium. No, ma è diventato proprio una statua di un toro gigante, tutto di Lirium rosso. Ah, rosso? Mm-hmm. E ha continuato a crescere. Ah, continuerà a crescere. Già, l'ho già visto succedere. Non è bello. Ai tempi d'oro? Beh, ci sarà un limite. Conoscevo un mago pazzo? No, se non ci fosse un limite adesso il mondo sarebbe ricoperto di vino rosso. In un palazzo c'è un mago pazzo, pazzo mago questo. Deve essere un modo per fermarlo allora. Sì. Ah, non saprei. Di Lirion non me ne intendo. Ma te ne intendi di luci rosse e portali nel cielo, immagino. Intendere no, però ho una vaga idea di che cosa possa essere. Dato che mi avete raccontato una storia mediamente interessante, vi racconterò. Beh, te posso raccontare una più delle bella cose di mediamente interessanti. Io penso che a lui interessino delle storie noiose. È il demone della noia. Non sono un demone della noia. Non sono interessato a essere annoiato. Vuole essere intrattenuto senza faticare. Il demone della pigrizia. Sono io che dico che è il demone della noia. Intrattenuto senza faticare. E non crearmi confusione, Cato. Per dì. Perché mi sono annoiato a picchiarlo perché non era divertente. Non voglio dover pensare a qualche cosa, preferisco che... Allora, non ti preoccupare, ti racconto io la storia. C'era una volta un re seduto su un sofà, un mago, era sua bella. Un mago del Tevinter. Ah, mia storia. Un mago del Tevinter potentissimo. Bello. Era così tutto potente, sì, che era stato eletto imperatore del Tevinter. Un giorno ha detto: io voglio avere i vestiti più belli che esistano. E allora tutti i migliori sarti sono andati a fargli vedere i vestiti, ma lui non era mai contento, Quando un giovane mago, abbastanza simile a me, molto intelligente e scaltro, quindi diverso, esattamente uguale a me, ha avuto un'idea brillante come le mie, e ha detto: quindi ma visto che l'imperatore è così egocentrico e così sicuro di sé, io faccio finta di creargli il vestito più bello del mondo, ma solo gli dico che solo le persone più intelligenti, brave, sagge e potenti possono vedere quel tessuto, perché è ricavato da filando saliva di Darkspawn. Sano, poi. Gli ha fatto questo vestito, che ovviamente non era niente, e l'imperatore, mentre glielo misurava, continuava a dire: ah, questo vestito è bellissimo, perché non voleva dare a vedere che non riusciva a vedere il tessuto, perché sarebbe sembrato stupido. E allora ha iniziato a girare per la città completamente nudo, con tutta la gente che, ovviamente, essendo l'imperatore, si inchinava, diceva: che bello il suo vestito, perché la voce si era sparsa. Il sarto astuto è diventato ricchissimo e l'imperatore è ancora gira nudo per il Tevinter. E poi c'è una poesia con Ari, perché facciamo un sacco di poesie sui tori noi, perché per le corna, vedi. È una poesia ermetica, sì. Addirittura la parola ermetica, cioè, si chiude. No, è piccola, cioè una poesina. Si chiama Toro da Montaghei. Fa. Credo di aver sentito a sufficienza. No, bella, va. Come dici al contadino che la mucca non ti piace come il toro del vicino? È questa. Piccola, di gran senso. Ho anche lumache gialle di quelle senza guscio, se vuoi. Vediamo, ma cos'è questo candore che circonda il nostro amore? Sono le strisce pedonali, ciac ciac. Finita. Io cerco il barile dentro cui mi ero nascosto. Sono le uniche che mi ricordavo, perché le altre sono troppo lunghe. Quelle che ho mandato a memoria sono queste.
C'era anche natura morta, Tafano quasi. No, ad ogni modo. Sì. Grazie. Prego. Grazie. E la rana in mezzo alla strada principale? Ma sento il quale carre... Hai due palloncini nel deserto. Non ci sono i palloncini. Non ci sono i palloncini qui. Come no? Con le vesciche di ratto? Le palloncini. Infanzia felice. Con l'intestino di maiale. Io sto chiacchierando e ridacchiando della situazione, per niente preoccupato, perché adesso sono fortissimo, sono come l'imperatore del Twitter. Ho visto da qui che cosa è successo. Lo squarcio e tutte quelle cose. Mettevi al telecomando. Cosa stai facendo, Manto? Ah. Era bloccata la chat. Ah, era andata giù la chat, cavolo. Che bel castello. Non c'è una bella Starberg, chiede Pietro. No, per nessun sistema di gioco, no. E non ci sarà mai, abbiamo capito, questa cosa. Quello che credo che sia successo è che un qualche mago abbia esteso la corruzione dei Prole Oscura un po' ovunque. Definisci ovunque? Intendo, dappertutto. Intendo dappertutto. Ah, visto. Quindi non solo dove eravamo noi? Credo che la sua idea fosse esattamente quella. Come uccidiamo? Dappertutto tutto? Quindi il mondo adesso appartiene ai custodi grigi? No, il mondo appartiene ai Prole Oscura perché sono molti di più. Sì, ma noi li ammazziamo. Anche loro. Si ammazzano? Allora non è un problema. Non abbiamo... Ci sono donne, abbiamo visto donne alla Fortezza dell'Alba? C'era la vecchia. Può andare. Non sa fare il mondo! Dobbiamo riportare la povera gente. Io pensando alla vecchia, dobbiamo riportare la povera gente sul mondo. Giusto. Ma come? I miei esperimenti sono fottuti. Quella è in menopausa. Non ho capito, ma lascia perdere. Beh, io mi fido comunque, dobbiamo salvare il mondo, è verissimo. Ma se uccidiamolo il ho parlato a sufficienza. Giusto. Ora, se non vi spiace, una cosa e poi ti lasciamo dormire quanto vuoi. Anzi, ti posso anche aiutare a dormire ancora meglio. Cosa vuoi ancora? Ci dai 10 euro. Hai idea di come possiamo trovare questo tizio? Quello gli volevo chiedere io. Ho idea, sì. Cioè, puoi dire? Se ti faccio un massaggino? Non lo so, forse per un massaggio si può fare. Dai. Va bene. Gli il massaggio del Cunari. Crack! Esatto, io mi massaggio molto le spalle, poi il collo. E... Ok, appena ti avvicini inizi a sentirti un po' anche tu gli occhi. Oh, merda. Pesanti. E hai 4 punti ferite in meno. Non ci sono ferite, eh? Sono punti ferita da stanchezza. Lo sento? Sei molto stanco. Anche perché questa armatura nuova è pesante, non sei abituato, ti sta lasciando tutti i segni. L'ho già sentita questa cosa. Sì. Me ne accorgo. Forse. Cerco di spezzargli il collo. Sono lì. Vai. Allora, 5, 3, 8, 9, 10, 17. Ma se te ne accorgi, no? Ah, sì. Cosa devo fare? Ah, se ne accorge. Allora, ho fatto. È scemo, ma non così tanto. 19. Lo colpisci? Cado. 6, 7. 7 più 7, 14, 14, 15, 16. Punti ferita. Massaggio forte. Senti un osso che fa croc. Ok. La sua testa penzola da un lato. Credo che tu abbia un po' esagerato. Lo credo anch'io. Stavo facendo gli occhi sgranati. Io mi allontano. Io mi allontano di 2 passi. Indico il, cioè, guardando lo clear, indico il demonio. Mi stavo facendo male. Io. Cose brutte. Non stavo facendo assolutamente niente. Sì, noia che noia dei bambini, quella di prima. Sto male. Ero qua. Il mio amico continuerà a parlare per sé. Si deve rilassare. Si deve rilassare, esattamente. Ah, che cazzo. E quando ti dice si deve rilassare, fai un tiro di willpower. Ok.
Morale? Coraggio? No. Ok. La CD è 14. Ah, oh, ce l'ho fatta. Senti proprio, vedi che anche Katog fa... si scuote, si mentre, si, mentre tira fuori l'acido. Io gli dico... dico a Katog con la mano di fermarsi e faccio... Ti lasciamo riposare. Mm. Dove possiamo trovare il tizio? È lui che vogliamo far sta sveglio. Ah. Ma perché dovete far sta sveglio la gente? Perché lui è uno che non vuole far dormire nessuno. Come no? Anche no. Se muoiono tutti, poi tutti moriranno per sé, cioè dormiranno per sé. No, lui vuole risvegliare cose che non possono dormire. E cosa pensi che penseranno le cose che non possono dormire quando tu sei l'unico sopravvissuto in tutto il mondo e l'unico che vuole dormire? Ti faranno fare le cose per loro, come tutte le cose molto potenti, e tu dovrai lavorare tutto il giorno. No, oppure saranno invidiosi e non si avvicineranno. Io conto fino a 30 e vado in rage. Puoi essere un demone forte quanto vuoi, ma non so quanto tu possa fare contro... Come si chiamavano? Aspetta, fammi rileggere. Prendo sotto braccio Katog, perché gli sto vedendo accendersi il cuore. I dimenticati. Con me? Si cominciano a schiumare la bocca. Esatto. Noi dobbiamo solo farti un favore. Farti dormire adesso e farti dormire poi per sempre. Ti sensi. Va bene, va bene, va bene. A 29, non sto scherzando. Io ho detto conto fino a 30 e vado in rage, stavo cominciando a schiumare, sono arrivato a 29, lui anche il video mi può confermare. So dove è andato, so dove si nasconde in genere, per arrivarci dovete solo trovare lo specchio giusto. Pensavo fosse questo. Mi guardo intorno, c'è un centinaio. È abbastanza facile da trovare. Sento, ci sono delle voci qui, una mi chiede cosa fumi. Io? Niente, è tutto naturale. È Father Flanagan. È lo riconoscerete? Ma c'è stato dato da Dio! Lo riconoscerete perché è l'unico fatto di lirium rosso. Ah, facile. Gli faccio thumbs up. No, è un problema questa roba. Come ci passiamo in mezzo al lirium rosso? Beh, vediamo. Sai che con le mie idee geniali possiamo arrivare ovunque. Perfetto. Ora, se non vi dispiace, faccenno con la mano di allontanarvi. Sì, sì, me ne vado. Alla prossima! Non è una minaccia, eh? Ah, Aiden vi saluta. Salutacelo. Digli che i suoi punti sono molto utili e ci rivedremo. Probabilmente siamo delle persone diverse. Probabilmente lo faremo a pezzi. Probabilmente. Ma... non oggi. Sicuro. Ci sarà un giorno, sicuro. Ma non oggi. Verrà il giorno! Ma non è questo il giorno! Quindi, non è questo non il oggi, giorno. Va bene. Bene, tutti a cercare lo specchio rosso. Oh, ah, che bello! Marco di rondello. Una merda. Aspetta, posso ritirare perché... ho seeing. Stunt da 6. Ho fatto 14 però. No, ho fatto meno io. Niente. Ma con quello stunt da 6... Te lo gioco io. Ti viene in mente che lo specchio che avete attivato, è vero che non ci potete più uscire, ma è ancora colpito dalla luce rossa dello squarcio. Probabilmente c'è modo di convogliare quell'energia per darvi almeno la direzione in cui andare a cercare. Perché brillava ancora, però era chiuso. Altra idea geniale. Ah, bene. Seguitemi. Arrivo, vengo. Fare un giro. Prendiamo lo specchio. Questa cosa dello specchio che si illumina e ci dà la direzione sembra le bussoline dei GDR. Riusciamo a girare lo specchio oppure devo usare tipo l'armatura di Katog per riflettere? No, lo specchio è inchiodato per terra. Chiodi però? No, non sai con cosa. È tipo fuso. È bloccato per terra. Ok. Però sì, usare le spade, lascia l'armatura. Puliscila un po'. Beh, così sì, per piacere, aspetta la crosticina di sangue qui la tolgo io, va. Scusate, ok, ora puoi pulirla. Mi è venuto un dubbio. No, è una cosa molto importante questa. Continua a leccare l'ascia. D'accordo, abbiamo preso per forza le provviste prima di entrare nel
A sufficienza per te no. No, è un problema gigantesco. Dobbiamo per forza finire in fretta. Intanto è pulito la fretta. Gli do due giorni di razioni. Grazie. Abbastanza da farmi stare. Abbastanza da farmi stare zitto. Due giorni di razioni. Perfetto. Eccola, lucidissima. Prendo parte della veste che gli esce da sotto l'armatura. Pulisco un po'. Ok, inclinala, lì, rifletti la luce, okay. Inclinala ancora un po' di più, okay. Più, ma così la stiamo direzionando noi, non può funzionare. No. Oh. Fai un tiro di cunning. 10 No. A caso proprio. Carisma col polisteria. 9-12 Non sai esattamente con cosa, però oltre a rifletterla dovreste convogliarla in qualche cosa, magari la gemma del... una delle gemme che c'era sui bastoni o qualcosa di giusto, simile. Con la fascina. Sì. Provo prima con una delle corone. Ok, non succede no. Assolutamente niente. I bastoni sono tutti diversi o ce ne sono una coppia? Sono tutti diversi. Quanti sono? 5. Sono 5 elementi? Il mio da che cos'è? Arcano. Sì. Ce n'è un arcano? Sì. Stacco la pietra, un po' malincuore. Ok. È un bel cristallo blu, semitrasparente. Allora, punta la luce qua. Richard, dagli una mano che tu sei un po' più a destro. Sì, c'hai ragione. Tieni. Prendo ho fatto su canning sì, no, su canning il cercare di capire come gestire sta cosa del cristallo. 20 i cristalli dell'amore sono almeno 3 puoi scoprire dolce mano moon. Richard, per favore. Richard, allora, Richard. Prendo, ma dovrebbe così. Io tengo il cristallo. Ho fatto l'orafo per un periodo della mia vita. E mentre la luce sta arrivando sul cristallo, ti dico: tieni questo. Subito. Vedi che. L'orafo è quello che fai gli orologi. La luce. Anche una volta. Bello. La luce colpisce il cristallo e una specie di raggio sembra tagliare l'aria e si concentra in una direzione. Io mo' uno delle parole magiche a caso. Funziona. Per far credere che la tua sono molto importante. Per far credere che sono molto importante e sto gestendo la cosa. E facendo finta un po' di sforzo, punto la mano verso la direzione e inizio a camminare in quella direzione come se fossi io che sto creando la luce. Beh, capo, visto che il nostro Locklear ne sa, no? Guarda, è riuscito a direzionare la luce. Seguimi, bellissimo. No, devi starmi vicino con il cristallo e tu continua a puntare la luce, bene. Se riesci. Beh, io però sto perculando. Beh, devi vedere se ti accorgi che ti sto truffando bellamente. Dai, tira. Io ho un meno uno. Io non ci provo neanche. Non, non posso usare empathy? No. No. Tira prima tu. Non ce la farò mai. Io comunicazione ne ho uno, quindi anche farci potrei farcela con gli stand. 18. Ok, ce la posso fare. Se faccio 18 un po' distante. Perché sarebbe 17, ma magari me la posso alzare. Beh, se fai 18 hai 6 stunt, per forza. Esatto. Quindi sono 3, 6, 8 con 3 stunt, quindi diciamo almeno 10, poi vi do un più 2 con gli stunt. 10, 9. Ripeto. Scusate, Quanta roba. È di là, ne sono certo. Andiamo, no? Sì, sì, stiamo andando, ho visto. Cioè, guarda che io proprio metto il sarcasmo diretto, quello esplicito. E io non capisco assolutamente niente. Neanche io, perché... Il tuo controllo della luce è eccezionale. Comunque, anni di studio. È incredibile. Delle parole importanti hai detto, poi, cioè, si sente che c'era del peso nella magia. Cosa non riescono a fare questi effi con la barba, incredibile. Le treccine, non riescono a fare le treccine, mi dicono. Questo è difficile. Ci riuscirò prima o poi. E me lo seguo. Sarà tutto. Bella e forte come quella di un nano. Appena ti allontani, quindi il cristallo non è più allineato con l'ascia che rifletteva la luce scompare. Però la direzione è quella lì. Scusa, che ho fatto? Non so. Fai una cosa. Rimanete qui un secondo. Uh-huh. Io vado avanti di quanto riesco a vederli ancora di distanza. Ti allontani di 300-400 metri.
E poi gli faccio un cenno con la mano così. Suppongo che chieda di... ritorniamo un attimo, lo spingo un pochino indietro. Qua, affinché non si accenda il cristallo. Vedi che la luce ti colpisce? Mi sposto il botto. E esplodi. No, è solo luce. Guardo là. Prosegue, vedi in lontananza, ti sembra che ci sia un complesso di rovine un po' massiccio. Ok, però mi sembra che sia diretto in quella direzione, non fa deviazioni particolari. No, da quel che vedi, almeno da qui in là, è dritta. E poi provo a vedere se mi vedono e faccio tipo... gesto di venire. Prova a vedere se c'è modo di piantarlo. Ha mollato giù il bastone, quello che ha tirato fuori il cristallo? No, ha staccato solo la pietra. No, il bastone vale, stai scherzando. Richard, ma poi la lascia, non la posso lasciare qua. Ah no, aspetta, ne ho due, sì, la posso lasciare qua. Lascia giù un attimo, lascia, va. Cioè, tu in mano lascia, Richard. Scusa. Nulla. La pianto un po' per... Anzi, dammi un secondo cristallo, tu pianta per terra, lascia. Perfetto. A questa altezza, per favore. Un po' più forte? Grazie. Un po' giù sul cristallo. Su cosa? Con la spada. Il cristallo per aria. Con la spada intaglio la parte del legno dell'ascia per fare un buco in cui ficcarci dentro il cristallo. Aspetta, il cristallo è il cristallo. No, il cristallo l'ascia serve per rifrangere la luce dello specchio che vada contro il cristallo. No, quindi il cristallo lo puoi mettere a terra. Ok. Però l'ascia deve riflettere la luce del cristallo. Va bene. Okay. Mi ero perso il passaggio dell'ascia. Se ho capito bene. Devo strillare? No. Si spaccano tutti i vetri. Tutti gli alunni assieme. Fatto, lo raggiungiamo? Ah, sì. Avete il navigatore. Di là. Prima o poi dovremmo fare qualcosa per quel demone. Non la stai più controllando la luce? No, ormai la magia è così semplice che passa da sola, va da sola. Ah, quindi è una magia facile. Sì, beh, abbastanza. È difficile solo l'inizio. Il demone è quello lì dove vorrei uccidere io, sinceramente. Perché? Sì, come cosa secondaria. Ma non capisco perché. Perché dobbiamo salvare Aidan? Perché è un demone. Ah, già, giusto. E io intanto faccio così, gli faccio l'occhiolino. A te, tra l'altro, viene in mente che Aidan difficilmente adesso verrà salvato. C'ha il collo spezzato. Vabbè, ma se glielo rimette. No. Fammi vedere se so. Faccio la prova di healing. Vedete se ho capito che gli ha spezzato il collo. Magari gli ha tirato un nervo. Ok, gli ha spezzato il collo. Mi sono spaventato. Cioè, beh, non penso ci sia più il problema di Aidan, visto che il nostro capro d'acciaio l'ha ucciso. Ma non è vero, parlava. No, sì, scusa. Quello era il demone. Infatti io ho ucciso il demone. Sì, se il demone dovesse uscire, Aidan si riprende e fa ho il collo spezzato e muore. Però riesce a dire ho il collo spezzato. Non lo so, era... aspetta, però se tu guarisci il demone, lui guarisce e poi quando hai... Sì, ma io non posso... non posso riparare alcune parti della colonna. Aggiustare, attaccare Jennifer. Vabbè, ripari me. Numero 8. Posso ricucire le tue ferite, non posso ricreare... parti particolari del tuo corpo che non vado adesso a definire. Parti interne molto complicate. Con gli eunuchi? Quello è già più facile. Si può riattaccare. Tu? Il problema della magia, e mentre andiamo, no? Il problema della magia di guarigione è che ci sono alcune cose tipo i tendini. I muscoli sono facili da riparare. Però tipo i tendini... il midollo. Sovenza il discorso sulla magia. Io sto in silenzio e mi sento un po' in colpa perché ho fatto una cosa per sbaglio e non volevo, però non lo dico agli altri. Semplicemente le corna ti scendono lungo, esatto, le orecchie. Arrivate a questo complesso di rovine che il raggio di luce che rende la notte fantastica. Ti sei dimenticato di Sailor Moon ultimamente? Però ha smesso di piovere. Ha smesso di diluviare. Vabbè, il motorino mi va bene questo. Arrivato a questo complesso di rovine, tu vedi che sono rovine di fattura elfica. Non come sapete. Tutte, più o meno. No, queste in particolare. Ti sembra che siano più antiche
di molte delle altre rovine, come se vedo la statua del lupo? No. Vedo la statua della donna? Sì. Hanno le orecchie? Vedi una statua di una donna. Le rovine sono elfiche. E scusate, la donna ha le orecchie a punta. Ah, ok, vedi? Ha delle orecchie a rovine, te l'avevo detto. Io dico il nome della tipa. Mithal. Mithal. Una statua di Mithal. Mithal. Deve essere una porca. È Mithal. È l'antico nome elfico per metallo. Vabbè, il Mithal non è anche quello di Forgotten? Sì. Sì. Ah, ok. vabbè. Erano sempre gli stessi a scrivere. E, c'è questa enorme statua. Vedete che è un complesso. Probabilmente una volta era un tempio di qualche genere, o comunque un monastero. Ci sono delle mura esterne, il portone è aperto, e all'interno ci sono svariate sale. La luce arriva. Cielo aperto, tipo mezza distrutta. Sì, sì, cielo aperto. La luce arriva fino a un muro, poi colpisce un muro e non prosegue. Katog, muro. Abbatti. Ci serve la strada sgombra. Ci penso me. Non so quanto ci metto, io vado avanti. Però uso l'ascia, uso la spada bastarda, così se si spunta non è un problema. Ok. Dopo un'ora e mezza ancora non hai buttato giù nemmeno una roccia. La tua spada è ridotta a un pezzettino di latta. Potrebbe non essere. Quindi, arrampicati un attimo sopra. Guarda se il raggio prosegue. In questo momento che ho appena un Triss in mano. Proprio adesso io non c'ho niente. Forse no. E lo sai benissimo perché la mia comunicazione. Infatti. Guarda, se doveva stare, cioè doveva andare giù. Era. Questa è patta, Richard. Allora, metto le carte nel mazzo. Il segno. Ci sono uscite direzione che tipo qua attorno che si vedono? Sì, sì, c'era una porta a fianco del muro. No, no. Cioè, la porta dove passa la luce è solo chiusa. Non ci abbiamo pensato, bastava aprirla. La luce colpiva un muro, poi c'erano dei corridoi che andavano a destra e a sinistra. Non li avete esplorati. Ok, beh, ma siamo intelligenti, prendo il primo corridoio. Ok, e io prendo il bel dado per generare i dungeon. Oh mio Dio, che è tanto che non lo uso. Io invece prendo il tiramisù. Long. Bravo. It's a long, long night. A long, long night. Voilà. Allora, ci sono due corridoi, uno a destra e uno a sinistra. Ti sembrano perfettamente identici. Ottimo. Prendo quello di sinistra. Richard, io ti seguo. Ok. Ho paura che ti rompi. Va bene. Sta. Proseguendo verso sinistra. Che cosa? No, niente. Continuo, no, ho difficoltà a capire in generale. Proseguendo verso sinistra vedete che il complesso si fa più intricato. C'è un 3 scritto sul pavimento. C'è un gigantesco 3 scritto sul pavimento. Ci sono alcune porte. Vedete che da dove siete voi ci sono 4 porte, di cui una ha una doppia porta che sembra un po' più imponente delle altre, e il corridoio prosegue dritto. Io mi nascondo. Doppia porta. Male. Mi nascondo. Io no. Corro ovviamente da una colonna all'altra, da una non parte ci sono da colonne. Da un angolo all'altro della stanza, però mi si vede benissimo. Però io mi tengo molto circospetto, ti faccio una prova di percezione in generale. Una vita. Ok, 11, 12, 13, 13 più 6, 19. 19. In particolare io cerco minacce, cose che si muovono, e guardo sul fitto. Ok, non vedi niente, però vedi che sulla porta che Richard sta per aprire ci sono delle rune che sono lievemente illuminate di un bagliore verdastro. Magia verde. Oh, Richard. Fatemi spazio! Mentre sto mangiando una razione. Chi ha parlato? Prendo, cioè, con molta gentilezza prendo Richard e lo sposto a lato. Non volevo che toccavi la porta e ti esplodevi. Tipo. Io stacco un altro pezzo di carne secca e gli passo l'altro pezzo a Katog. Grazie. E esamino la porta.
Pavloviano mi addestri, bellissimo. Fai una prova di cunning. Aspetta, due. Però ho fatto. Vediamo se ci arrivi. 9 più non è natura? No. O sono lore? No. Questa magia avanzata. Ah, dal giorno prima. Allora, le rune, perché la parte di magia la capisci. Le rune sono uno specchietto per le allodole, per una trappola diversa. Che è davanti a dove mi ha spostato Kato. Esatto, esattamente. Io sono lì, la sto guardando. Dove c'è quella? Fermi, vista. Non falci a scatto. Non sapresti come disattivarla, ma se cercate di disattivare le rune, parte la trappola. Io ho fatto 16 okay. Sul cunning. Tu vedi che effettivamente cercando di disattivare le rune avresti dovuto toccare una parte che avrebbe fatto scattare una molla che avrebbe fatto uscire una lama dalla parete. Oh, ma se apro la porta no. Se apri la porta pure, però adesso che sai dove puoi schiacciare e dove no, puoi provare a disattivare la trappola. Ah, ok. Queste rune sono finte? Sì, ecco. Ah, bravo! Hai capito anche tu. Beh sì, non so per cosa, però sono finte. Ma brillano? Se brillano sono vere. No, è finto. No. È una ciappola. Una ciappola. Cominciate a stare... Puoi scegliere se usare cunning o destrezza. È esattamente la stessa cosa. Se a meno che mi dai valutare, ma valutare non credo c'entri un cazzo. No, scusa, destrezza era per creare la trappola. Cunning o percezione? Cunning. Bene. Facciamo dei tironi in questa seconda parte della serata. Io mentre lui disattiva mi allontano e mi nascondo male. 11. Da dove esce la trappola? Lui ti ha indicato un punto nella parete, sì. Da cui effettivamente esce una lama. E non vi stupite che da lì esca una lama. Quella che vi stupisce e che in particolare stupisce Richard dalle spalle è una seconda lama che usciva dall'altro lato del corridoio. Richard dalle spalle lì proprio. Ecco. Che sono 18 danni. La lama torna nel muro. Quanti danni? 18. Veniva da lì. Aia. Veniva da lì. Vieni qua, Richard. Aia. Quello è linguine, mi sta colando un po'. Se poi non prendi ammazzate il microfono, magari è meglio. Per far capire il momento teso tra... Io gli faccio intanto una prova di yell cercando di sistemare lo squarcio che gli si è aperto sulla schiena. Cos'è che mi è finita? Una lama diretta? Sì. Qualcuno mi stacca! Una lama più grossa della lama della spada di Kato. Ecco. Qualcuno mi stacca, per favore? Subito, con i guanti d'arme. Ah no, è rientrata nella parete? Sì. No, a posto così è uscita da lì. Ok, intanto ci riprovo. Allora, quanta roba artificiosa, la lama, più la lama, più le rune, più 21 con standa 2. Ok. Stavolta sai da dove escono tutte e due le lame. Vabbè, dai, dici uno. Ma non vedi la terza lama. Ma non vedi il masso gigante? No. Se riesci a disattivare la trappola e ad aprire la porta nello stesso momento, perché era anche chiusa a chiave. Ah, kaboom! È venuta meglio questa volta. Ah, ti curo di 8 con... no, scusa, 6 con la prova di il normale e poi ti lancio una cura da 1. Scusami una cosa, ma la lama 18 danni, ma l'armatura la toglierà? Sì, già l'avevo già fatto. Ah, scusa, ok. Non resistere. Non resistere. Resistere è inutile. Verrete assimilati. Ti chiudo la ferita. Ok. Ma ho bisogno parte della tua forza. Ah, l'ha fatto con me, funziona, molto bello. Anche un po' rinvigorente, tipo il salasso. Bello. Mi hai sgranato gli occhi, terrorizzato. No, mi ha guarito, eh. Attivo il tuo metabolismo. Ti potrebbe creare un po' di stress. Ma la ferita si rimarginerà completamente. Ok. Metto una mano sulla ferita e gli succhio il sangue. Gli ruba il pesce. 1. Quindi gli tiro una cura da 2. Spendo un mana.
Quindi subisci un danno. Tanto vediamo se mi entra la cura. Non schiacciare così tanto. Quindi non la pago niente. Non più pago. Faccio svariate altre cose. Faccio sembrare. Cioè, passo la mano sulla ferita e si sigilla. Tu non hai visto niente. Come, come il Prometheus. Quindi nelle graffettoni nella parte esterna del corpo ti curano qualunque versamento interno. Ti rimane solo un po' la cicatrice. Sembrava un succhiotto, vedi? Beh, ho preso un po' del tuo sangue. Per guarire il tuo sangue. I salassi fanno bene. Chiedilo a Jon Snow. Ecco appunto. Tranne all'ogre. Tranne, ovviamente. Al di là, che c'è? Al di là vedete che nella stanza che si apre c'è un grosso cristallo, questo è un gigantesco cristallo di lirium puro, non rosso. Quindi blu? Di un blu bello acceso, luminoso, e che illumina la stanza. E vedete che il raggio di luce che colpiva la parete esce dalla parete di questa stanza e colpisce il cristallo. E rimbalza? Rimbalza in una direzione. Ah, porco Giuda. Una bella freccia. Va verso la porta che c'è in fondo nell'angolo di questa stanza. Quel cristallo mi sa che l'avrei venduto a dei prezzi. Ha incantesimi sopra lui? No. Cioè, magari di nascosto ce li avevi. Perché sennò facevo disastro. Se avessi avuto di nascosto ti avrebbe dovuto rispondere no comunque. Sì, vabbè, allora io con gli altri 5 punti istanti gli faccio Disrupt Magic. Ok. Hai dissolto tutta la magia che c'era su di lui. Okay. Di là, mi sa. Bravo, mi piace. Stai imparando. Sì, molto. Vedo, bravo, vedo che riesci a imparare a seguire la luce. Sì, complimenti. Stare con voi. Gli do un altro po' di cibo. Occhio che se svieni durante un combattimento, non seguirlo invece. La luce? Ah, ok, va bene. Allora, se vedi i membri della tua famiglia che ti dicono Cato, vieni da noi, uccidili e torna indietro. Sì, quasi già fatto. Cioè, sì, sì, è un ottimo consiglio. Andiamo. Verso la luce. E oltre. Vedete che oltre quella porta. Vedi? Oltre. La luce prosegue in una stanza. Perché ha fatto puff se è naturale? Perché è fredda, si sta scaldando, quindi si sta... Fai un tiro di cunning per sapere se lo sai. Lo so, basta. Scende la stanza, scende verso il basso. La luce prosegue comunque alla stessa altezza. E colpisce un'altra parete. Ma porco Giuda. Dai, andiamo. Sarà un sottopassaggio questo, no? Io non so se conviene fare così o fare magari il giro delle rovine per vedere se la luce arriva dietro. Beh, non so. Il muro lo superavano tranquillamente quello di prima. Sai che, non lo sapete. E se non sarebbe arrivata fino a qua. Curate, è un labirinto tremendamente complesso e alla fine esce da semplicemente. Scusa, non sarebbe arrivata fino a qua se non avesse passato il muro prima. Non sai se passava il muro o passava in delle fessure fatte apposta. Non l'avete guardato il muro. Allora guardo qua adesso il muro. Fai una prova di percezione. Non c'è nessuna fessura. 12. Basta. Sembrava 12. Non ti sembra che ci sia la luce, ti sembra uscire dalla parete così. Provo a passarci la mano sulla parete. È una parete solida. Non sento nessun buco, nulla. No. Allora sicuramente, secondo me forse ci conviene prima fare un giro delle rovine e vedere se prosegue oltre, se no è inutile esplorare questo posto. Beh, stiamo seguendo la luce, se sì, ma adesso stiamo andando giù. E dobbiamo girare dopo. Sì, ma sì, stiamo girando. Eh sì. Ma scusa, se lo scopo era farla uscire da un punto, perché farla deviare dappertutto? Semplicemente la lasciavano andare e basta. Non ci sarebbe stato il cristallo che deviava a quel punto. Sì, ma se adesso noi giriamo, poi magari non la ritroviamo più. Vabbè, andiamo avanti. Vi piace così tanto esplorare? A me da qui chiusi non mi fanno impazzire. Magari troviamo qualcosa di prezioso. Andiamo. 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 Come cambia idea rapidamente? E proseguiamo quindi. E proseguite e colpisce un altro muro.
A parte il muro, vedete che in un angolo c'è una botola che è già stata attivata da qualcuno che era evidentemente arrivato fino qua in qualche modo. La botola è aperta e sul fondo c'è lo scheletro di una creatura. Una botola trappola? Sì. Ehi, tutto bene? Non lo so, mi sembra un po' per le ossa, non mangio abbastanza. Tira fuori la corda. Subito. Corda. Scendo. Ok. La tengo io, così sono sicuro che... Okay. Me la leggo bene. Arrivi sul fondo della botola. Ah! Ed è uno scheletro morto infilzato. È solo una botola? Ci sono delle spine sul fondo. È morto infilzato da questi spuntoni. C'è qualcosa che si riesce a prendere? Non è uso la mano? C'è l'equipaggiamento. L'equipaggiamento è stato distrutto dal tempo, a parte alcuni monili d'oro che gli sono rimasti addosso. Mi attengo con una corda con il bastone e gli aggancio un monile e tiro. Ok. Prendi il monile e c'è un simbolo sul... Non lo tocco, lo tengo col bastone. C'è un simbolo sul monile, fai una prova di cunning, storia, se ce l'hai. No. Natura. Poison lore? No. Dai. Sei stunt 19. No, 17. È il simbolo di Falondin, un'altra divinità elfica. L'amico dei morti, la guida. È buona? Sì. Allora lo prendo. Oh, amico tuo. Tiro su? Sì. Allora questo. Bello. È il simbolo del dio dei morti. Appropriato. Sì. Beh, sì, non gli ha portato benissimo, però proseguiamo e io sto sempre più attento. Io c'è non cerco trappole, corridoio. Io cerco se ci sono reliquie e cose di valore. Ok. Sì, ma io sto molto attento a eventuali porte segrete che si aprono sulla parete che dà sulla stessa parete su cui passa la luce. Percezione, allora. Anche no. No, aspetta, ma il tiro fallito lo posso ritirare, perché ho seeing. Beh, meglio. 3, 3, 6, 12 e altri 6. Stand. 18. Cioè, tu hai più di me in tutte le statistiche, praticamente. Quasi, sì. Tutte. Ma ho tirato in Magic. No, in Magic io credo di no. Ma lui ce l'ha in forza. Non in tutte le statistiche, allora. C'ha 7 pari, però gli altri c'ha tipo più 4 a tutte. Ha fatto dei tiri della Madonna. Comunque, effettivamente, cercando su quella parete, vicino a dove il raggio colpisce la parete, trovi una porta segreta. Ci servirà una chiave. Questa mi sembra più direzionata nella direzione in cui vogliamo questa andare. Cosa? Non vedo niente. Questa qui, e ti indico proprio lo spiraglio, cioè la fessura che c'è, l'intercapedine che c'è fra un pezzo di roccia e l'altra. Dove? Non vedo niente, è un muro solido. Qui, sento lo spiffero. Non sento niente. Sono diventato sensibile agli spifferi da quando... Niente. Prego. Eh? No, era per essere educato, per non farvi notare che io l'ho vista e voi no, semplicemente. Ma non sono bravo con le parole. Ma è un problema, non mi sento messo a disagio dalla tua... Ma non c'è niente, non hai visto niente. Ma qui, dai. Ma non c'è niente, faccio così, con l'orecchio. Non c'è niente. Si apre una porta. Bravo, ti volevo mettere alla prova. Bene. Mi sento tutto ingalluzzito. Se gli do del cibo. Mi appoggio a quello lì e faccio. Sai che non è normale che una porta segreta si apra bussando, vero? No, è che semplicemente. E io, sempre nell'orecchio a bassa voce, gli dico: sai che è lo stesso modo in cui ho aperto l'Illuvian? Sai che la cosa non mi rincuora? Alcune magie si vede che gli antichi dei elfici amavano bussare. Dietro di voi, io che ho sentito faccio, non ho capito. Non ti preoccupare, è normale. Va avanti tu. Vero, certo. Avanti tu. Prosegui in questo corridoio che è abbastanza buio ed illuminato solo dal raggio rosso che rimbalza su alcune pietre disposte apposta. Lungo di valore? No, aspetta, se ne togli una, poi tutte le altre non funzionano. Beh, se valgono di meno delle pietre dei bastoni, le sostituisco. Minchia.
Comunque, mica fossi questo... così anche nella vita, adesso ci avrei un sacco di soldi. Adesso ti avremmo già ucciso due anni fa. E, non valgono più, okay. Delle, allora no, troppo sbatti. Delle pietre del bastone. Forse per un archeologo sì, perché sono più vecchie. Comunque, il raggio vi conduce in una stanza ottagonale che c'è in fondo a questo corridoio. Vuol dire otto lati. Ah, interessante. E in mezzo alla stanza c'è una statua di un altro elfo che tiene in mano uno specchio. Questa è la statua di Fanfaras. Ah, beh, no, non lo conosco. La divinità del caso. Ah, attaccati al caso, diceva. Era il suo motto. Bello. Quanto hai fatto in tutto di cunning? 10. Per Fanfaras. Fanfaras. Il dio del caso. Fanfarons. Fanfarons. 12, 13, 14, se mi merita il roll, 16. Non c'è niente di militare o guerresco. Quindi 14. Nel suo aspetto. Quindi 14. Hai sentito parlare di alcune divinità che non è Fanfarons? Sì. E dato che lui ti ha detto che prima ha trovato una cosa di Falondin, ti viene in mente che Falondin aveva un fratello gemello che era il custode dei segreti. Ah, fa Fanfaras quello... Dirtamen. Ok. Pensi di aver trovato quello che stavate cercando, perché lo specchio che sta tenendo in mano, la cornice, è fatta di lirium rosso. Fanfaras c'ha il lirium rosso sullo specchio. Perfetto. Chissà dove ci porterà però la divinità del caso. Probabile. Però ormai siamo qua. Beh, andiamo. Prova a bussare. Prova a esaminare lo specchio. Vai, prova di magia. Boom. Quattro stante, ho fatto 21, no, di più. 23. 20.000. Lo specchio è un Eluvian. Attivo? Si sta attivando lentamente mano a mano che la luce lo colpisce. Quanto ci vorrà per essere attraversabile? Mi siedo. Riposiamo? Cioè, non perché non mi, ovviamente è faccato che non si è accorto che si sta attivando, però ti ha visto sederti. Ormai... ci vorrà un po' prima che sia attivo. Ah, va bene. Potrebbe essere da un momento all'altro, ma anche tra un'oretta, è la divinità del caso. Ah, beh, allora, aspettiamo. Ti accorgi anche di un'altra cosa, che mano a mano che lo specchio accumula potenza e sta diventando più attivo, la luce nella stanza sta diminuendo. E le vostre ombre si allungano. Accendo la perché torcia. L'unica luce che c'è al momento è lo specchio. Provi ad accendere la torcia. Uh-huh. E le ombre intorno a voi si fanno ancora più lunghe sulle pareti. La luce è molto luminosa nella torcia e molto buio nel resto della stanza, come se la luce stesse per essere risucchiata verso l'interno della stanza. Non so, io a volte ho uno spirito un po' troppo drammatico, però secondo me le ombre cercheranno di mangiarci le palle e diventeranno delle bestie. Non hanno la bocca le ombre, ma noi abbiamo le palle. Il modo di mangiarcele le troveranno loro. Noi, non ti preoccupare, se dovessimo cadere contro delle semplici ombre, che speranze abbiamo contro il mago lì, lo stronzo? Giusto. Io poso la torcia e prendo l'ascia. E mi preparo. Sto a spalle alla mia ombra. Cioè, no, scusa. Fronteggio la mia ombra. Ok. Tiro di percezione. Allora. Tris! Se ho fallito con 15... 13. Se ho fallito con 15, potrei essere riuscito con... 9, 10, 11, 12... 18. Ok. Tu ti rendi conto a un certo punto che le ombre sulle pareti si stanno muovendo per i fatti loro. Avevi ragione, dannazione a te. Sì. E Locklear è lì tranquillo che gioca di nuovo a carte con Richard, probabilmente. Locklear! Che si sta fumando... Ragazzi, pericolo, si muovono! Pericolo! Rimetto le carte nel mazzo perché stavo perdendo di nuovo. Patta! E mi guardo intorno. Fronte... Fronte alla vostra ombra, non perdetela d'occhio, ragazzi. Shadow, punto.
Io come entri in shadow? Sei ombra che si muove. Ma in shadow non vuol dire che diventi un'ombra. Ah, ok. Entri in modalità stealth. Sì. Io attivo Blood Magic e mi guardo attorno stando tra la statua e Katog. Ok. Molto bene. Vogliamo chiudere qui? Beh, mi sembra sensato. Sì? Eh beh, sì, l'ora è giusta. Quanto dura il combattimento? Più di 4 minuti, penso. Tu a che ora devi andare? Sempre alle 11 e mezza? Sì. Chiudiamo qui. Per colpa di Marta, quello che state ascoltando è... In realtà, per colpa del fumble iniziale che ci ha bruciato 20 minuti di podcast. E ha generato una puntata speciale. Quella puntata speciale. Il gronchi rosa. Esatto. L'ennesimo gronchi rosa di Fumble. GeoJ, se non l'hai, perché l'ho già tolta mentre parlavamo in radio. So che lei ha la collezione totale, dimmelo che te la mando per mantenere la collezione completa. Sembra giusto. Mi parrebbe la memoria storica. Mi parrebbe brutto cancellare una parte. La memoria storica è Luca, lei è l'archivio storico. Lei è l'archivio dei gronchi rosa. Ecco. Sì, che sì, ce li ha tutti. Quindi, quello che avete ascoltato era Fumble, FumbleGDR.it è il sito di questo podcast. E Dragon Age QWERTY.it è il sito del network. Due cose importanti su QWERTY: QWERTY.it/survey, andate a fare il questionario. E se non lo fate, possono tutti i vostri amici diventare come Lockheed. Io l'ho fatto. È questione di due. Come l'hai fatto? Tu non dovevi farlo. Sì, che dovevo farlo. No, ha detto Claudio che non dovevi farlo. Davvero? Pessimo, sì. Proprio. Ma davvero? Sì. È solo per gli ascoltatori. Ma io sono un ascoltatore dei podcast. No, tu non sei un ascoltatore. Sì. Se ascolta altri podcast. Ah, in quel caso sì, giusto. Così sono buoni tutti, allora anche io. Vai a farlo. Quali altri podcast ascolti? Continuo. Vai a farlo. Basta. Allora, io stavo dicendo, sono un ascoltatore dei podcast di QWERTY, l'ho fatto, in realtà l'ho fatto semplicemente per vedere... No, è spoiler. Come era e vi dico, sono 5 minuti scarsi, cioè, quindi è veramente facile da fare, non vi ruba tanto tempo. È completamente anonimo, quindi non vi manderemo... Ah, giusto una cosa che ho notato mentre lo facevo. Fanculo. Quando andate in fondo e fate avanti, mi pare, sì. La pagina non scorre su, quindi scorrete in alto perché c'è un'altra parte. Esatto. Sì. Andate a farlo perché per noi è molto importante. E l'altra cosa, domenica Aldo e Matteo sono a Bologna a fare una puntata di 18 live da un pub di cui adesso vi dico il nome, dovrebbe essere Brewdog Pub. Brewdog. Comunque trovate sia sulla pagina di Fumble che sulla pagina di QWERTY su Facebook l'evento con l'indirizzo esatto del pub dove ci sarà la puntata. La puntata è come quella che c'è stata a Milano sui Navigli, sarà a microfono aperto e siete invitati a raccontare le vostre storie di cinema, sul cinema, col cinema, al cinema e nel apri cinema. Tutto apri tutto, biascica, mangiando e bevendo. Confermo che è Brewdog Pub. Se invece non volete andare a Bologna, a Milano questa settimana e settimana prossima c'è la festa dello street food. Sì, se venite, io ci vado. È organizzata da QWERTY. No, però io ci vado, quindi faccio parte di QWERTY. Io allora sabato vado a comprare un letto nuovo, se volete. Se volete beccare Claudio, lo trovate al mercato dell'arredamento. No, non andrà al mercatone dell'arredamento. Andrà alla galleria del mobile, via Forze Armate. Le pubblicità degli anni 80 che rimangono nel cervello per sempre. Chi volesse giocare a Overwatch, se ascolti la puntata precedente che ho messo il nick. Domani pomeriggio esce anche Com'è quel gioco. Com'è quel gioco? Puntata speciale. Com'è? E anche lì c'è stato il fumble. Ma c'è sempre il fumble. Puntata speciale come il bambino. Quando c'è una telecamera di mezzo c'è il puntata fumble. Speciale, io dico solo che la puntata speciale perché... Quello che abbiamo detto non è menzogna, dico solo questo. Chi vuole intendere, intenda. Ah, penso quello che abbiamo detto non è menzogna, però una delle telecamere, quella puntata su di noi, sì. Ha fatto fumble, è stata colpita dal nemico, e quindi ci sarà solo quella del tabellone, ma abbiamo un ospite, diciamo un sacco di vaccate come al solito, è molto divertente. E soprattutto, sì, c'è solo quella del tabellone, ma in intro e in outro c'è comunque la brutta faccia nostra e del nostro ospite. Dell'ospite. Detto questo, venerdì esce Spoiler. Ancora? Spoiler. Quante ne escono? Sono 7 in tutto. Minchia, un sacco. Basta, calmatevi un po'. Non è posso seguire tutta sta roba. Tutta sta roba. Continua fermo da 2 mesi.
Sguardo per quanto sono per, 10 minuti. Scusa, per quello l'ho 20. Per quello l'ho recuperato con Timmy. Sei veramente terribile. Se ci ascoltate su Spreaker o iTunes, andate a lasciare dei mi piace, delle votazioni 5 stelle, delle recensioni, dei commenti. Fatelo anche per com'è quel gioco, perché languiscono un po'. Fatelo anche per com'è quel gioco, fatelo in realtà per tutti. Anche se non vi piace, fatelo lo stesso. Fatelo per tutti i podcast di QWERTY. Vi do del cibo. Ah no, non è caso. Funziona. No, funziona, funziona. Dato che in tanti ce l'hanno chiesto, sta per arrivare anche il feed che comprende tutti il fiddone. I podcast di QWERTY. Un fiddone. Seguite la luce rossa. Tesco galattico. Noi ci sentiamo settimana prossima con Vampiri e il maledetti Ravnos di merda. No, quando cazzo volevi fare? Mi ricordavo che facevamo Urbaniros, ho sbagliato. No, Urbaniros sto aspettando che i due mando il potere dell'invisibilità. Amici tolgano il mantello dell'invisibilità. No, che siano disponibili a venire, perché è un impegno. E andremo avanti il prima possibile, ma nel frattempo finiremo Vampiri. Cani Ravnos. L'ultima puntata che masterizzo di Vampiri. E dopo passiamo a Manto. E lì la follia incomberà pesantemente. E basta giocare a Vampiri, giocheremo a Cthulhu. Esatto. Beh, la mia idea di Vampiri non è che così lontana, eh. Vabbè, mondo di tenebra. Quindi voi siete gli anziani. Il primogenito è Cthulhu. Io ve lo dico, mi prenoto. Io voglio masterizzare Cyberpunk. Quando si vorrà. Okay. Cyberpunk o Shadowrun? Io preferisco masterizzare Cyberpunk, però posso masterizzare anche Shadowrun. Io invece masterizzerò Paranoia. Dati da fare, allora. Dammi il manuale. Puoi prenderlo, se però poi quando iniziamo non facciamo due puntate come sto Stormtroopen. È l'unica cosa che... Allora, diciamo che Stormtroopen una sola puntata, perché l'altra le regole le sapevo perfettamente. Sì, poi non siamo andati mai oltre la terza, però. Ma la seconda non era di Sirius Signore. Appunto. È vero, ha funzionato molto bene. E intanto Stormtrooper è una delle più viste su YouTube. E perché non siamo andati avanti allora? Cane, ma se volete andiamo avanti. Io più che altro volevo cambiare ambientazione. Però non so cosa si può fare sul fantasy. Non su fantasy, sul sci-fi più o meno. Paranoia o Shadowrun? Diteci. Paranoia, gli Stormtrooper sarebbero perfetti. Diteci. Perché sono i cloni. Sì. Perché paranoia ci sono i cloni. Tu hai 6 vite. Perché muori molto facile. Che figata. Cioè, ma muori tipo, se non sei morto almeno una volta in una sessione, ha sbagliato completamente il master. C'è Warhammer Dark Heresy. Cazzo, bellissimo. Moriamo come dei... Ah, senza considerare che condivide il sistema di regole che tanto già ci piace. Perché sì. Comunque della Fantasy Flight, Warhammer io lo giocherei molto volentieri. No, però Warhammer non lo voglio masterizzare, Warhammer lo voglio giocare. Allora io posso masterizzare sia Cyberpunk che Warhammer. Tanto Io mi prendo Paranoia. E però, il primo... One shot che facciamo, se manca qualcuno, eccetera. Soprattutto se manca Manto. Perché? Io esigo fare cult. Perché sì. Se manco io? E perché tu eri semi-morto. Te sei andato a metà puntata. Perché adesso io non le sapienti mai. Perché te benedettis. E poi ragazzi, devono andare avanti. Della crociata contro il male, perché dobbiamo andare al Vaticano, dobbiamo parlare col Papa. Il Satana non è mica ci prende per il naso, non fai coperchi. Noi ci sentiamo settimana prossima. Non copyright per i coperchi. A questo punto ci sentiamo settimana prossima con Vampiri. Mondo di tenebra. Ciao a tutti. Evitate gli Eluvian. Evitateli. Non guardatevi allo specchio, sei un Eluvian. Tu che sei festeggiato, fare assunto. No, che dicono della figlia di parlare? Non va. Di tutte le cose che sono da dire su i soldi che ci devono dare. Lo dirò alla maniera del profeta del quello. Se volete regalarci l'argento, lo potete fare andando sul sito di Fumble GDR, che è il podcast più podcast di tutti, oppure su QWERTY.com, che è il network del podcast più podcast di tutti. Ci potete fare una donazione di quello che volete, e oppure alternativamente fare il Patreon, e oppure alternativamente iscrivervi facendo la tessera soci, che tanto è lo stesso. Se non volete invece darci l'argento, potete usarlo per comprare i porni sull'Amazon. Nel caso, quando lo fate, passate prima dal nostro sito, così l'Amazon un po' di soldi dei porno ce li danno. Sono stato bravo. Yeah.
io muoio e va bene. La parola fine è quella che pone il finale, però coltivo un po' per il semplice fatto che lui sta guardando le cose. Quindi, se volete venire ospiti, basta che ce lo chiedete. Se noi vogliamo venire ospiti, non ve lo chiediamo, ci trovate davanti alla porta di casa. È vostro, a norma di legge, diritto non aprirci, è nostro diritto sfondare la porta. Quindi, sappiatelo, siamo molto affamati, abbiamo bisogno di primo, secondo e vino. Stai prendendo tanto tempo per Claudio che sistemi. Sto cercando. È un po' come Tallico, anche se non ho detto niente di pornografico. Ok, infatti la premonizione è giusta. No, perché questa stanza ormai è diventata piena di metallo. Sì, in questa casa, in questa stanza ogni tanto si rompono delle cose, di solito sono io che le rompo. E ogni volta che vengono riparate, magari prima era un pezzo di stucco, metallo. Una lastra di metallo. Sì. È saltato il gradino per uscire dalla finestra, è diventato che era metallo. Legno e cemento, metallo. Metallo, a breve saremo completamente a prova di bomba. Ha detto metallo! E continuo a dire metallo. Ah, a proposito, io ho un po' di tosse, quindi se tossicchio è il mio tossicchio metallico. Sono qua, cazzi tuoi. No, vabbè. Fino a mezzanotte puoi fare quello che vuoi. Come i Gremlin, poi mi dovete dare da mangiare. Ma poi mi sono sempre chiesto questa cosa dei Gremlin dopo la mezzanotte. Che cazzo vuol dire? Cioè, fino alla sempre dopo la mezzanotte. Esatto, del giorno prima. Perché non ha mai detto no, fino a che ora. No, ma è scontato perché giocavano a vampiri. Quindi, dopo la mezzanotte, ovviamente solo da mezzanotte all'alba. Grazie Luca.